Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 e oggi davvero c'è tantissimo calcio, partendo dalla Serie B, dal pareggio del Pescara 1-1 interno in quello che di fatto è un derby contro l'Ascoli, la sconfitta del Teramo in casa contro la Giana, tutte le partite di Serie D e per questo eccezionalmente questa sera invece che un'ora e mezza staremo insieme due ore fino alle 21:30 per darvi la possibilità comodamente seduti a casa di gustarvi tutti i gol, tutte le emozioni di questo pomeriggio lunghissimo che vivremo insieme fino alla sera, vivendo quello che sta accadendo anche in Serie A e anche quello che accadrà dalle 20:30 in avanti con il derby di Genova tra Genova e Sampdoria. Pareggio per il Pescara, sconfitta per il Teramo, in Serie D tanti gol, tante emozioni, le rivivremo, parecchi episodi da Moviola, ovviamente ci torneremo. Accanto a me sarà mio compagno di viaggio questa sera, lo ritrovo con piacere, Aldo Fattore, ciao Aldo. Ciao, anche a me fa molto piacere rivederti. Assolutamente, oggi ti sei gustato Pescara Ascoli, sì. in redazione, saluto Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Che è stato con voi praticamente tutto il pomeriggio, praticamente si è uscito dalla diretta da poco, però insomma siamo pronti per vivere le emozioni di questo bel pomeriggio. Assolutamente. Ringrazio davvero già da adesso tutta la squadra di TV6 perché sta lavorando alla cremente e se già abbiamo la possibilità di mostrarvi tutto è grazie soprattutto al lavoro indefesso di ragazzi davvero straordinari. Ne approfitto per salutare e ringraziare Maurizio Daguin regia. Vediamo i numeri della giornata partendo dalla Serie A. Perché si sta giocando all'Olimpico, Lazio-Milan sono sullo 0-0, così come 0-0 oggi pomeriggio Bologna-Fiorentina, 3-2 dell'Empoli con l'Atalanta, ieri Inter-Frosinone 3-0, così come Juventus-Pal 2-0. La sorpresa, più sorpresa della giornata è il pareggio tra Napoli e Chievo, la seconda della classe contro l'ultima, finita senza reti. Oggi a ora di pranzo 2-1 del Parma contro il Sassuolo, ieri la sconfitta della Roma 1-0 contro l'Udinese, alle 20:30 come detto Genoa-Sampdoria, derby della Lanterna, domani sera Cagliari-Torino, non ci sarà Walter Mazzarri per un piccolo malore accusato venerdì in panchina, sarà il suo vice Frustalupi, ma ovviamente sarà discorso di domani sera. Vediamo rapidamente la classifica, ovviamente un campionato che ci interessa relativamente, non lo trattiamo solo per far vedere che la Juve oramai ha preso il largo 37 punti e ha più 8 rispetto al Napoli. Il Chievo, dopo i 3 punti di penalizzazione, di fatto comincia ad integrare la sua classifica con il primo punto di stagione. Serie B adesso, sì, come no? La Serie A è un campionato scontato. Sì, sin troppo. Tu pensa che io ho pensato che la Juventus vincerà lo scudetto con minimo 15 punti sulla seconda. Con la seconda, e non sta facendo niente di trascendente, no, vince le partite. Diciamo che oramai ha messo a folle, no, e vince come non c'è, non c'è match proprio. Assolutamente. Non guarda come sorride Andrea Costantini, guardalo. Guarda Andrea come è contento. Guarda come è contento, va bene. L'ho detto anche a te, Andrea, ti ricordi? È vero che il calendario finora è stato un calendario non particolarmente difficile, ora arriva una parte difficile del calendario, però non sta facendo niente di straordinario. Ti brillano gli occhi. Ti Vabbè, Serie B adesso, i risultati della giornata, con cui apriremo ovviamente la Serie B. Verona-Palermo è stato l'anticipo 1-1, Livorno-Cittadella 0-0, Padova-Carpi 0-1, Venezia-Brescia 2-1, Benevento-Perugia 2-1. Nel pomeriggio di oggi, due pareggi, Pescara-Ascoli 1-1, Spezia-Foggia 0-0, alle 9 inizia al Via del Mare Lecce-Cremonese e poi il posticipo sarà tutto calabrese tra il Crotone di Massimo Oddo e il Cosenza di Piero Braia, che tu conosci molto bene, caro Aldo. Oggi riposa in questa giornata tredicesima, riposa la Salernitana. Vediamo la classifica del campionato di Serie B, perché il Palermo va a 25 punti dopo il pareggio di venerdì, Pescara a 23, poi c'è la coppia a 20, Cittadella, Benevento, Salernitana 19, Lecce e Verona, Lecce con una partita in meno, Brescia 18, Spezia e Perugia 17, Ascoli 16, Cremonese e Venezia 15, Crotone 12, Padova 11, Carpi 10, Foggia e Cosenza 8, Livorno 6 punti. Serie C, girone B ovviamente,
i risultati della 13ª giornata di campionato: vittoria per la Feralpi 1-0 contro il Fano, vittoria per il Renate 1-0 contro il Gubbio, il Rimini di misura anche contro la Virtus Vecon Verona 1-0, 0-0 tra San Benedettese e Triestina, il gol di Perna condanna il Teramo contro la Gianni Arminio 0-1, e adesso ho perso anche i risultati, tra poco spero che torneranno, altrimenti no. Ah, eccoli qua, perché sono aggiornati. Vicenza sul Tirol 2-4, Vispesaro Fermana 3-0, il Ravenna ha vinto in casa dell'Albino Leffe 1-0, Monza Molese 1-0 e poi Pordenone Ternana inizia alle 20:45 di domani. Vediamo la classifica a questo punto, perché il Teramo si è impantanato davvero. 23 punti per la Fermana, 22 per Pordenone che deve giocare ancora, 22 anche per Triestina, Vispesaro e Feralpi, 20 per Ternana, Vicenza e Ravenna, 18 per Suttirolli, Molese e Monza, 15 per Rimini e Giana, 14 per il Teramo, 12 per San Benedettese e Gubbio, 11 per il Renate, 10 per Albino Leffe, Virtus Vecon Verona. Chiude la classifica il Fano a 9 punti. Ovviamente dopo il Pescara sarà la pagina sul Teramo e andiamo in Serie D. Girone F, giornata numero 14, anche qui probabilmente segna l'abbrivio decisivo del campionato, perché ieri il Materica ha vinto 2-1 contro il Forlì, Avezzano Recanatese 1-2, Castelfidardo Savignanese 0-0, Cesena Campobasso 1-1, questa è la partita che di fatto spiana la strada al Matelica, Francavilla San Giustese 1-1, vince il Giulianova 1-0 con l'Isernia, Poker del Pineto in trasferta sul campo del Monte Giorgio 4-1, Lagnonese batte la Visina 2-1, Pirotecnico 2-3 tra Notaresco e Vastese, Samorese Sant'Arcangelo sempre giocata ieri 1-1, classifica con il Matelica che comanda e veleggia a quota 36 punti, più 7 sul Cesena e più 10 sul Notaresco che di punti ne ha 26, 25 per la San Giustese, 24 per la Recanatese, 22 per il Pineto, 21 per il Francavilla, 20 per Giulianova e Savignanese, 19 punti per la San Maurese, 18 per il Sant'Arcangelo, 17 per la Vastese, 13 per il Monte Giorgio, 12 per Agnonese e Castelfidardo, a 11 punti Avezzano, Forlì, Jesina e Isernia, tutte sconfitte oggi, 10 punti per il Campobasso. Allora, cominciamo subito, perché è vero che abbiamo due ore, ma di immagini e di cose da farvi vedere ce ne sono tantissime. Partiamo dalla partita dello Stadio Adriatico, Pescara-Ascoli 1-1, a Brugman risponde Ardemagni, il servizio di Paolo Renzetti. Il Pescara manca il nuovo aggaggio in vetta alla classifica e deve accontentarsi della divisione della posta al cospetto di un Ascoli che all'Adriatico ha confermato la sua tradizione positiva nelle ultime stagioni. Per il Delfino è così arrivato un mezzo palzo falso, sicuramente immeritato per la mole di gioco e di occasioni che hanno avuto i biancazzurri, ma che serve comunque per muovere la classifica e per far restare la squadra nella piazza d'onore alla vigilia della gara in programma domenica prossima al Renato Curi di Perugia. Pillone nel canonico 4-3-3 cambia in difesa, dove al posto dell'infortunato Campagnaro gioca Marco Perrotta, mentre sulla fascia conferma per Balzano a destra, ritorno di Del Grosso a sinistra, in attacco c'è Monachello con Marras e Mancuso, Vivarini senza lo squalificato Brosco, risponde con il 4-3-1-2, gran pubblico sugli spalti con quasi 10.000 spettatori, fra cui 2.000 sostenitori ospiti, terreno allentato per la pioggia delle ore precedenti, con la direzione arbitrale affidata a Forno di Roma 1, avvio di gare equilibrato con Ardemagni che al 15° chiama Fiorillo alla deviazione volante in calcio d'angolo. Al 18° rigore per il Pescara dopo un fallo di Laverone su Mancuso, con la palla che poi era stata calciata verso la porta marchigiana da Macinne, si incarica della battuta proprio il giocatore ex Samb che si fa ipnotizzare da Lanni, che respinge fra la disperazione dei tifosi biancazzurri sugli spalti. Punteggio che resta così sullo 0-0 e con il Delfino che però non demorde, rischiando però molto al 27° quando Gravion svirgola il rinvio in area e rischiando il clamoroso autogol prima del salvataggio di Fiorillo. Preme il Pescara che poi rischia ancora con l'Ascoli pericoloso in un paio di sortite in contropiede, marchigiani temibili anche sui calci da fermo, come accade al 37° quando Addai di testa sugli sviluppi di un corner mette di testa di poco sopra la traversa. Gara viva e giocata comunque a viso aperto fra le due formazioni, con il Pescara al 44°
per due volte vicinissimo al vantaggio, prima con Mancuso a cui Lanni dice ancora no e poi con un colpo di testa di un soffio al lato di Perrotta con il portiere ospite, questa volta immobile, e che poi va a salvare alla disperata al 47esimo su Memusciai. Il Pescara meriterebbe il vantaggio, ma il primo tempo si chiude invece senza reti. Nella ripresa si riparte con le stesse formazioni del primo tempo. Al quinto arriva come una liberazione il meritato vantaggio abruzzese grazie a Brugman, che con un tiro chirurgico mette la palla dai 25 metri all'angolino, dove Lanni questa volta non arriva. Esplode lo stadio Adriatico con il giocatore uruguaggio che va ad esultare sotto la tribuna assieme ai suoi compagni. Il Pescara ci crede ma rischia quando Valentini sfiora di testa il palo al settimo minuto. I marchigiani si scoprono e arrivano altre due occasioni per Mancuso fra il decimo ed il tredicesimo, con la prima incornata fuori e la seconda parata dal portiere Ivan Lanni. La squadra di Pillon spinge ma rischia poi al sedicesimo con Cavion che colpisce il palo clamoroso con Fiorillo praticamente battuto. Al diciannovesimo la svolta della gara, entrano in campo Antonucci per Monachello, che non le manda a dire ai componenti della panchina, e poi Rossetti per Gombò, e proprio il neo entrato lancia in contropiede Ardemagni che al ventisettesimo supera Fiorillo e fa 1-1 andando ad esultare sotto la cupa dei propri tifosi. Doccia gelata per i padroni di casa che poi al ventisettesimo restano in superiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Delia. Il Pescara cerca di approfittare subito del vantaggio numerico dei giocatori in campo, ma al ventinovesimo Mancuso mette il pallone ancora al lato. Alla mezz'ora Pillon gioca la carta del sole che prende il posto di Marras. Il finale di partita vede la prevedibile pressione bianca-azzurra anche con Cocco all'assalto dei bianconeri, che però non rischiano più di tanto e anzi sfiorano il gol della vittoria con Ninkovic che da prima del limite, proprio nei minuti finali di gara, manda il pallone sopra la traversa. Per il Pescara è un punto che serve comunque a guardare con fiducia alla gara di domenica prossima al Renato Curi. Allora Aldo, come va interpretato questo pareggio? È vero che il Pescara ha avuto tante occasioni, specie nel primo tempo, però poi alla fine, nonostante la superiorità numerica, abbiamo visto dalle immagini, ha anche rischiato qualcosa. Ma guarda, innanzitutto devo dire che ho visto una gran bella partita. Due belle squadre, ben messe in campo tutte e due. È stata una partita strana perché la primissima azione l'ha avuta l'Ascoli, un colpo di testa di un difensore, gran parata del portiere. Poi dopo il rigore, che secondo me molti dicono che il rigore sia stato sbagliato, invece secondo me è stato molto bravo il portiere. Sì. Dopodiché il Pescara, specie gli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasioni nitide, ma è stato bravo il portiere. Nel secondo tempo, praticamente, fatto il gol, io a quel punto credevo che il Pescara facesse di tutto per raddoppiare. Invece è venuto fuori l'Ascoli, ed è venuto fuori molto bene. D'altronde le squadre di Vivarini giocano bene. E ha preso prima un palo, poi ha pareggiato. E io ero convinto che a quel punto l'Ascoli potesse vincere la partita. Invece c'è stato l'episodio del difensore espulso, sì, per doppia ammonizione, e a quel punto lì devo dire Vivarini è stato bravissimo perché ha continuato e ha cercato di vincere la partita anche alla fine, tant'è che alla fine Ninkovic ha avuto una palla che generalmente non sbaglia e ripeto, un risultato alla fine giusto. Ai punti forse avrebbe meritato il Pescara, però facendo l'analisi di tutta la partita devo dire che possono essere soddisfatti tutti e due del risultato. So che al termine della partita poi hai parlato anche con Vincenzo Vivarini, che oggi tornava in Abruzzo, lui sì, vabbè, è abruzzese. Che ti ha detto? È inutile, no, io gli ho fatto i complimenti perché sai, Vincenzo io l'ho seguito sempre, io ricordo quando lui prese il canistro, che era una situazione disperata. Beh. E l'ultima partita, io con un mio amico di Francavilla, Antonio Galasso, che era un giocatore dell'allora Caldari, siamo andati a vedere l'ultima partita che la giocò a Pescina. Sì, con la col Tolentino. Col Tolentino, sì. Col Tolentino e fece una. Quella fu una salvezza clamorosa perché prese la squadra che ormai era retrocessa. Sì, sì. E lui riuscì a salvare. Da allora è stato un escalation. Non voglio parlare del Teramo, però
Che peraltro Vincenzo Vivarini ha iniziato proprio a Pescara insieme a De Rosa, lui esatto. Non aveva ancora il patentino di allenatore, in un'annata sfortunata culminò con la retrocessione. E guarda che io ho sempre avuto un'ammirazione sia come uomo che come tecnico, e ti devo dire che mi è dispiaciuto molto l'epilogo l'anno scorso, perché l'Empoli, io sono convinto che anche con Vivarini sarebbe comunque andato in Serie A, solamente che poi ci sono decisioni che prendono. È un allenatore che merita veramente, veramente bene, merita perché è bravo, modesto, ed è uno studioso, lui che non fa altro che aggiornarsi, aggiornarsi. Quindi, ripeto, nel frattempo devo dire che lo stesso Pescara ha dimostrato di essere una squadra all'altezza della situazione, e non a caso è secondo in classifica. Questo intanto che rivediamo il gol proprio di Ardemagni. Andrea, vediamo un po' l'angolo Moviola, cioè il calcio di rigore dato al Pescara, perché sì. Anche sulla questione di Ardemagni, se fosse o meno in posizione regolare, poi l'avete risolta e abbiamo, cioè, stato, insomma, abbiamo visto che Ardemagni parte in posizione regolare, giusto? Sì. Quindi non in lo rivediamo quell'episodio. Incrocio con Perrotta, però siccome in molti si erano chiesti nel vedere la partita perché fosse stato dato il calcio di rigore, perché in molti subito non l'hanno capito, perché in realtà poi il pallone va sopra quello che è l'evento che fa sì che Forno dia il calcio di rigore. Il contatto è tra Laverone e Mancuso, qui lo vediamo dal basso, tra poco vedremo un'inquadratura un po' più stretta perché la palla arriva dalla parte opposta, va al volo Macin e prende il palo, quindi tutti guardavano quel particolare dell'azione e molti si sono persi che in mezzo c'era questo contatto, ed è piuttosto evidente, è un intervento forse inutile, probabilmente inutile, e sicuramente c'è un danno procurato a Mancuso, perché la strattonata c'è, poi Mancuso non fa nulla per resistere, però fa parte del gioco. Certo. La decisione di Forno mi sembra ineccepibile. Io sposo appieno la decisione di Forno, vero Aldo? Sì, ma io sul momento sono rimasto sorpreso perché non l'avevo visto, poi quando l'ho rivisto è proprio fallo inutile, perché non ha fatto un fallo nettissimo, tanto netto quanto inutile. Sì. Io direi, Andrea, di andarci a vedere, non ci sono altri episodi, vero? Però il rigore. Se poi Maurizio riesce a ritrovare, perché non abbiamo isolato, riesce a ritrovare il momento del gol del pareggio dell'Ascoli ed andare magari fotogramma per fotogramma al momento in cui Rossetti tocca il pallone, c'è proprio l'incrocio tra Perrotta e Ardemagni, due amici, due che hanno condiviso una stagione ad Avellino. Hanno stretto anche un buon rapporto, e lì c'è quel momento di incrocio. Ardemagni, per quello che ho potuto vedere, parte in posizione regolare, poi molto bravo nella finalizzazione. Qualcuno ci ha scritto nel pomeriggio: ma Fiorillo poteva fare di più. Io non penso, perché Fiorillo ha tentato l'uscita bassa e Ardemagni è stato molto bravo a molto fare bravo. Quello scavetto e a realizzare il gol. Eccolo del pareggio. Qua. Allora, sì. Lo rivediamo. Dobbiamo andare al momento del passaggio, ovviamente. Altrimenti un pezzo di bravura di Ardemagni. Sì, sì. Riusciamo a tornare indietro? Bella. La finalizzazione è stata molto bella perché lui ha avuto la freddezza di stoppare a seguire. Eccolo qua. Fatto regolare. Un po' indietro. Ecco. Assolutamente regolare. Sì, nettissimo. Posizione è buona. Che niente, poi gli ha dato la palla a un giocatore che era entrato un minuto prima. Sì. Niente assolutamente da dire, è chiaro che l'incrocio può trarre in inganno, vero Aldo? Però io vorrei dirti una cosa che mi ha dato molto fastidio, e riguarda il centravanti del Pescara, che oggi è praticamente non pervenuto. Quando è stato sostituito ha avuto un gesto, non va bene così, il signor il centravanti del Pescara deve imparare prima di tutto da rispettare l'allenatore, e poi facendo così ha mancato di rispetto alla squadra, ai dirigenti e al pubblico. Deve accettare Monachello le decisioni senza dare in escandescenza o meno, e queste sono le cose che non fanno male al calcio. Questo onestamente non lo posso accettare. Sì, diciamo che non l'ha presa bene. Sì, praticamente lui prima si è tolto una fascetta e l'ha buttata con un po' di sprezzo
sul campo. Poi si è avvicinato alla panchina e già era piuttosto nervoso. Poi, dopo essersi allontanato dalla panchina principale per andarsi a sedere o comunque a posizionarsi sulla panchina che si trova accanto a quella principale, dove a volte siede anche il presidente Sebastiani, ha avuto un gesto piuttosto plateale che Bravo. Nascondeva questo nervosismo, o meglio, che ha fatto esprimere poi questo nervosismo che era inizialmente latente. Forse, come ha detto il nostro dottore Leonardis quando l'abbiamo contattato telefonicamente questo pomeriggio, farebbe bene ad arrabbiarsi verso se stesso più che verso qualcuno, perché oggi ha toppato la partita, che evidentemente sentiva perché era un ex molto fresco, però oggi Monachello è stato tra le note stonate anche prima di questo gesto della partita del Pescara, perché l'ha completamente sbagliata. Le interviste del post gara, poi ci torniamo magari sul gesto, sulla reazione di Monachello, i due tecnici Pillon e Vivarini. Un gran primo tempo del Pescara, una ripresa meno buona, è arrivato questo pareggio che però è un pareggio che serve per muovere la classifica, per far restare il Pescara al secondo posto e per guardare comunque con moderato ottimismo la gara di domenica prossima a Perugia. È mancato il gol del raddoppio forse per chiudere la gara e poi c'è stato il ritorno dell'Ascoli con il pareggio di Erdemagni. Ma è stata una partita che noi fino al momento del gol abbiamo gestita bene, abbiamo creato tanto e raccolto poco, nel senso che abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, rigore sbagliato e poi chiaro, becchi un gol in contropiede, vinci 1-0, abbiamo fatto un errore madornale che non deve succedere se vuoi essere e rimanere una squadra competitiva. Un pareggio frutto anche delle parate di Lanni, grande protagonista, e un po' anche degli errori degli attacchi biancazzurri, degli attaccanti quest'oggi di Mancuso e compagni. Le opportunità ci sono state, non sempre si riesce a mettere il pallone in rete. Lei è un po' preoccupato per il fatto che questa squadra ha qualche difficoltà in alcuni frangenti a mettere il pallone alle spalle del portiere avversario? No, sarei preoccupato se non ci fossero le occasioni sono state tante, solo che le abbiamo sfruttate bene. Dobbiamo continuare a migliorare da questo punto di vista. Quello che non mi è piaciuto, l'ho detto, la gestione dopo il gol. Non abbiamo gestito bene la partita, invece di rimanere compatti ci siamo disuniti e abbiamo preso un gol che si poteva tranquillamente evitare. Parlavamo anche con Brugman, era accaduta la stessa cosa con il Lecce, addirittura il doppio vantaggio, il 2-2, poi partita vinta. Come mai questa squadra non riesce a chiudere le partite, ad ammazzare le partite? È un nostro problema, questo che dobbiamo assolutamente risolvere, cercando di finalizzare meglio, di essere più concreti, ma soprattutto di non subire certe ripartenze, certe situazioni che in questo momento ci stanno penalizzando. Oggi non è stata una grandissima giornata per gli attaccanti, soprattutto per Monachello, che abbiamo visto al momento della sostituzione imprecare un po' contro la panchina. Lei ha visto qualcosa? No, non ho visto niente, ma l'ho detto anche prima che ha fatto delle cose che non doveva fare, verificherò questo, io dopo la partita non parlo mai, quando sarà il momento opportuno prenderò il giocatore, perché deve rispettare soprattutto chi entra e rispettare quelli che non stanno giocando prima e rispettare anche il sottoscritto e la società. L'ultima Pillon, domenica prossima gara a Perugia, un'altra gara impegnativa con il Pescara chiamato a far punti al Curi. Noi dobbiamo far punti dappertutto, giocarci le nostre partite come stiamo facendo, cercando di migliorare su alcuni aspetti dove in questo momento stiamo mancando. Super Pescara all'inizio della partita, perché Pescara ha giocato secondo me molto molto bene e ci ha messo in difficoltà, come sapevamo, con gli attaccanti del Pescara che sono molto bravi soprattutto sulle fasce destra e sinistra, sono molto bravi negli uno contro uno, riescono ad avere sempre l'apporto delle sovrapposizioni mezzala terzino, insomma non era per noi facile ammortizzare queste giocate, all'inizio un pochettino l'abbiamo patito. Però poi abbiamo preso le misure e diciamo che siamo venuti fuori, soprattutto nel secondo tempo, insomma, siamo venuti fuori e, insomma, è stata una partita bella, giocata da entrambe le squadre con un piglio giusto, con un'attenzione giusta, occasioni dall'una e dall'altra parte, va bene così. Vincenzo, nel secondo tempo io credo che proprio dopo il gol del Pescara c'è stata questa reazione di 4-5 minuti proprio della tua squadra furiosa, se mi consenti il termine, che vi ha permesso di pareggiare il gol di Brugman, c'era stato quel palo di Cavion e poi la rete di Erdemagni, ma anche in 10 contro 11 non c'è stata una grandissima sofferenza dell'Aspi. Sì, c'è stata anche l'occasione molto, che di solito Ninkovic da quelle posizioni lì non sbaglia, verso la fine che potevamo andare anche in vantaggio, ma la partita, ripeto, aperta
a tutti i risultati, è venuta fuori un pareggio. È chiaro che noi siamo venuti fuori perché sotto l'aspetto fisico forse eravamo messi un pochettino meglio, però bisogna fare i complimenti anche al Pescara, che secondo me è una grande squadra. Vincenzo, sorpreso un po' tutti schierando a De davanti la difesa, ci spieghi che cosa cercavi con questa scelta, con ai lati Cavion da un lato e Frattesi dall'altro? Ma no, noi ci avevamo Troiano che non era in condizione perché 2 settimane che non si allenava, di conseguenza abbiamo pensato proprio a lavorare sulle caratteristiche del Pescara, mettendo a Dae nell'interrompere le ripartenze del Pescara, perché il Pescara nel momento in cui si abbassa poi sono molto molto efficaci nelle ripartenze. Allora con Adai che faceva da scudo davanti alla linea difensiva, soprattutto quando si abbassava Monachello oppure Mancuso, quindi ha fatto un grosso lavoro di interdizione davanti alla nostra linea difensiva ed era quello che volevamo, e centralmente ci siamo riusciti, ma abbiamo patito poi invece un pochettino più sulle fasce. Cosa significa questo pareggio per l'Ascoli in casa della vice capolista e dopo la sconfitta casalinga con il Padova? Ma per noi era importante fare punti, io l'avevo detto nel prepartita, purtroppo noi abbiamo avuto dei passaggi a vuoto col Padova, ma non come prestazione, ma bensì come risultato. Per una partita magari rocambolesca sotto tutti gli aspetti, nel prepartita e robe varie, pensavamo troppo a festeggiare, di conseguenza ci è costato caro non far punti in quella partita lì. E quindi oggi era importante far punti, per fortuna che ci siamo riusciti. Quella di oggi è stata la partita dei tanti ex, un ex di lusso è Vincenzo Vivarini, che sicuramente avrà provato emozione a tornare allo Stadio Adriatico sulla panchina dell'Ascoli. Anche in famiglia c'è stata una disputa con tua moglie tifosa biancazzurra. Vediamo se dice di no anche adesso. No, è la verità, perché come sono entrato dentro lo stadio mi sono passati davanti agli occhi tutto quello che c'è stato con me e questo stadio, quindi di conseguenza prima della partita è chiaro che ho sentito un pochettino trascorrere un po' tutto quel periodo passato qua. Allora dimmi il giorno più bello che non dimenticherai mai di Vivarini a Pescara, dai, proviamoci. Ma ce ne sono tanti, uno, Vincenzo, tanti, dai. Tanti che... Un episodio. Per esempio l'esordio con Tom Rosati contro il Campobasso, insomma, comunque. Quella era una bella cosa perché comunque ci tenevo tanto. A proposito di ex, Vivarini negli ultimi anni è stato vicino qualche volta a vestire la casacca del Pescara come allenatore. Si era parlato qualche stagione fa di un mezzo interessamento. Insomma, per te sarebbe il coronamento di una carriera tornare ad allenare nella squadra della tua regione? Ma guarda, io da parte mia ho sempre ragionato a fare il massimo di quello che posso fare dove sono. In questo momento qua sono ad Ascoli, devo fare il meglio che posso fare lì ad Ascoli. Io so che da parte mia c'è tanta stima nei confronti del Pescara, della società, del presidente Sebastiani, da parte di tutto, e penso che la cosa sia altrettanto per loro. Quindi, però il calcio, poi ci sono tante situazioni, tanti momenti, tante cose. Pescara sono passati sempre degli ottimi allenatori, quindi è sempre stato in buone mani, quindi io devo star concentrato a far bene ad Ascoli. Sorridente Vincenzo Vivarini, oddio, noi ci fa meno piacere che lui sia sorridente perché vuol dire che ha strappato un buon risultato a Pescara. Peraltro oggi poi, tra le altre cose, ma ci torneremo tra poco, prima ti faccio rispondere su una domanda che ci arriva da casa, c'è stato anche, si è riaperta un po' quella che è una ferita mai rimarginata. A Vivarini è stato chiesto di quel campionato 2014-2015, sì, tra Teramo e Ascoli, perché c'è stato, perché Lovato, il direttore generale dell'Ascoli, Lovato, che all'epoca era, ha detto, ha detto che lui non è d'accordo, in quanto sul campo Lovato ha detto quel campionato l'ha vinto l'Ascoli, e Vivarini ha detto no, che adesso lavora insieme, prima erano su fronti opposti, sul campo l'ha vinto il Teramo, ma è vero, è verissimo. Quindi no, ma poi c'è stato un momento anche quando ha ricordato, che dice, qual è il momento che ricordi? Scusami Aldo, lo sentiamo quel pezzo Campobasso, di quando ha fatto l'esordio col Campobasso con Tom Rosati. Sì. Sentiamo quell'estratto di Vincenzo Vivarini. L'ultima, Vincenzo, Lovato ai nostri microfoni ha detto: ma non capisco cosa dicono a Teramo, quel campionato l'ha vinto l'Ascoli. Su questo non sei d'accordo con Lovato?
No, su questo, che io ragiono sempre sul campo, il discorso del campo. No, su questo non siamo d'accordo. E beh, vorrei anche vedere che era d'accordo. Comunque è un gran bravo ragazzo e per me un ottimo allenatore. Senti, Aldo, ci arrivano delle considerazioni da casa, o meglio, ci dicono, vabbè, se poi andate a vedere, con il Lecce abbiamo vinto al 91esimo, poi abbiamo perso a Palermo, adesso che le squadre si sono assestate, occhio, perché dopo un buon girone d'andata anche Deglio Rossi, Oddo Senior e Marino hanno fatto un grande girone d'andata, poi nel girone di ritorno un po' di meno. Secondo te Pillon può inserirsi in questo solco? Noi ci auguriamo di no. Io dico una cosa, che se mi avessero detto all'inizio del campionato che il Pescara dopo tante giornate si fosse trovato secondo in classifica, non ci avrei creduto. Per me sta facendo un grande campionato, poi no, non si può ipotecare il futuro. Io penso che comunque il Pescara penso che alla fine ce la farà a classificarsi per i playoff, e sarà un po' più difficile vincere il campionato, anche però... se la classifica, come vediamo, è davvero molto corta. E ricordiamo che il Pescara ancora osservare il turno di riposo. Guarda che stasera il Lecce, se dovesse vincere, andrebbe a 22. Sì. Il resto, il Benevento, che doveva essere un ammazza campionato, sta a 20 punti. Questo è un bene o un male che non ci sia un ammazza campionato? Perché si può vedere in entrambi i modi. Ma senti, la B è questa. Ogni anno in B c'è sempre stata la sorpresa. Vi ricordate il Carpi? Come no? E il Pescara quest'anno è la sorpresa. E forse insieme al Pescara ci metterei, che non credevo mai che arrivasse, la Salernitana, sì, che non era considerata. Se no il Palermo, Benevento. E mentre la grossa delusione della Serie B è il Crotone. Sì. Perché il Crotone era messa tra le favorite. Onestamente il Pescara sta facendo il campionato, un bel campionato, certo. Poi la gente può pensare quello che vuole, ma è sbagliato a criticare. Sì, una precisazione peraltro, non c'è l'ammazza campionato, ma il Palermo ha 12 partite, il Pescara ne ha 13, quindi potenzialmente il Palermo potrebbe avere 5 punti in più di vantaggio rispetto al Pescara. Le squadre che stanno dietro al Pescara hanno anche loro 20 partite, Cittadella, Benevento e Salernitana, quindi potenzialmente... se facessero tutte e tre punti, Cittadella, Benevento e Salernitana sarebbero a pari merito col Pescara, ma comunque il Palermo avrebbe 5 punti di vantaggio sulle seconde, e tra queste c'è anche la terza da individuare. Quindi non c'è l'ammazza campionato, ma potenzialmente il Palermo ha un più 5 sulla seconda. Sì. Indubbiamente. Peraltro l'abbiamo vista proprio prima della sosta del campionato, in quel Palermo-Pescara, che il Pescara giocò anche bene, Aldo, quella partita. Cioè il 3-0, no, 3-0 è stato molto veramente esagerato. È stato severo. Il 3-0, il Palermo ha meritato di vincere, ma doveva vincere 1-0. 3-0 non era lo specchio esatto e non è il risultato esatto della partita. Però io dico che a oggi il Pescara ha perso con la capolista, che è il Palermo. E ha perso una partita in casa meritatamente con Cittadella. Meritatamente con Cittadella, che quel giorno è venuto qui, era in giornata di grazia, ha detto qui comando io, e ha vinto la partita. Assolutamente. Come la vedi il prossimo appuntamento? Perché il Pescara adesso torna in campo sempre domenica prossima, lo diceva già Paolo Renzetti nel servizio, lo farà domenica sera alle 9 sul campo del Perugia. Squadra pericolosa, secondo te? Che partita ti aspetti? Riposa il Verona. Ma guarda, mi aspetto le partite della Serie B sono tutte partite difficili, non ci sono partite facili. Il Pescara magari può andare oggi a giocare a Carpi e può perdere, sì, perché il bello della Serie B, cosa che non succede in Serie A, per esempio, dove vede la Juventus, no? Che va a vedere la Juventus? Però tu hai preso un caso limite, no? Ma che vai a vedere? Sai che vince. Invece qui tu vai a vedere, per esempio, il Verona quest'anno, e io ero convinto che facesse un campionato. L'ho visto l'altro giorno, veramente mi ha impressionato in negativo. In negativo, sì. Pur avendo dei grossi giocatori. Ecco perché il bello della Serie B è questo, e bisogna accettare. E oggi il Pescara è una bella realtà, perché diciamo la verità, c'è un bel centrocampo. Sì. La difesa è ben assestata, Gravion si sta crescendo partita in partita. Se proprio vogliamo...
ci vorrebbe una punta da 20 gol, ma questo chi non vorrebbe una punta a 20 gol? Ma io credo che alla fine possa rientrare nelle prime 8. Di questo non dico convintissimo, ma abbastanza convinto. Tenuta difensiva, oggi abbiamo visto il gol subito dal Pescara da parte di Ardemagni, l'infortunio di Campagnaro mette un po' in ambasce Pillon, Aldo, perché no. Probabilmente aveva... Cioè Campagnaro è un leader difensivo prima che un attimo. Ma che sia un leader è un discorso, però cioè, adesso prendi il gol di oggi. Oggi noi possiamo dire c'è stato un passaggio di quel giocatore che è entrato un minuto prima, gli ha dato una palla bellissima, è stato bravo Ardemagni a capire... No, non perché il problema sia oggi, dico da qui, visto che sarà fuori un mese... Ma guarda, io su Campagnaro non ci facevo affidamento all'inizio perché so che al limite può fare 15 partite in un anno, perché questa è la realtà, e quindi è normale che manchi. Però trovare la giustificazione, se ci fosse stato Campagnaro forse... No, questo no, anche perché Gravion e Marco Perrotta, fino a che quando hanno giocato, per me hanno giocato abbastanza bene. Poi i gol, se vai a vedere, i gol si prendono su errori, ma in questo caso bisogna dare anche merito all'attaccante, ma più che all'attaccante, a quello che anche gli ha dato la palla. Andrea, sul gol è stato a mio avviso fondamentale che il Pescara si è deconcentrato, perché c'è stato il doppio cambio che ha coinvolto anche Monachello, il gioco è ripreso. Cavion, in maniera non so quanto regolare, ha rubato palla a Marras ed è partita quella azione che poi Rossetti ha rifinito, e lì il Pescara si è fatto trovare molto sbilanciato, un po' perché deconcentrato, un po' perché c'è stato questo pallone perso sulla metà campo, sulla fascia destra del Pescara, sinistra dell'Ascoli, e si è sviluppata la ripartenza. Beh, prima o poi inizierà il campionato di Scognamiglio. Era il pezzo pregiato della difesa arrivato in estate, poi Campagnaro ha sorpreso tutti con questo contributo che ha dato al di là di ogni più rosea aspettativa in termini di presenze. Ora potrebbe toccare a Scognamiglio, perché con le partite che saranno più difficili, con i campi pesanti, un giocatore di quella struttura certo deve entrare in forma, ma prima o poi per mandarlo in forma dovrà iniziare a giocare. E quindi Campagnaro io penso lo rivedremo a gennaio, perché tempo un mese, poi saremo alle ultime giornate di andata, non vale la pena rischiare. Quindi toccherà ora a Perrotta, ma prima o poi toccherà anche a Scognamiglio, ed è un difensore importante, sperando che possa dare il suo contributo, chiaramente. Andrea, ti volevo solo dire una cosa. Abbiamo parlato poco del gol di Bruben, per me è stato un gran gol, ha tenuto la palla bassa, ha colpito bene. Tant'è che il portiere non ha potuto fare niente, è rimasto. Devo dire che è stato un gran gol. Ma ne abbiamo parlato poco. Più volte abbiamo detto: ma perché questa squadra che ha dei giocatori eccellenti al tiro non tira dalla distanza? Brugman aveva segnato su punizione a Padova, ma poi conclusioni da fuori area come oggi non se ne erano più viste. Brugman lo scorso anno ha fatto più volte gol dalla distanza ed è arrivato il gol di oggi. Eccolo. Eccolo qua, davvero un grandissimo gol, gran destro, passa tra il portiere. Sì, non può fare nulla. E dire che l'anno, insomma, si era già distinto per il rigore parato a Leonardo Mancuso. Intanto arrivano i messaggi, salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo, prima addirittura da via Gramsci, cioè da Giulianova, tutta una via, così come amici del Barfadini, il mitico Barfadini. Sì, va bene. Tra poco ovviamente tutte le immagini di Serie D, però adesso ci fermiamo per la pubblicità, chiudiamo la parentesi Pescara, perché tra poco apriamo la parentesi negativa del Teramo, che oggi ha perso in casa contro la Gian Erminio. Vi ricordo, domani sera alle 21 appuntamento solito classico con Enrico Rocchi, con replay per analizzare. Sì, dimmi Aldo. Anche perché avrò adesso, parla del Teramo, la presenza di Ania. Sì. Questo mi fa molto piacere. Ti fa molto piacere. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale. Tra poco inizia la pagina dedicata alla Serie C e alla Serie D. A tra poco. Mi sposto. Sì. Allora, eccoci rientrati, seconda parte di questo Abruzzo del pallone speciale, di fatto, perché dureremo due ore fino alle 21:30. Abbiamo chiuso la parentesi legata al pareggio del Pescara questo pomeriggio con l'Ascoli.
apriamo quella dedicata alla Serie C e poi, visto che ci scrivono anche su Facebook, basta, parlate di Serie D, tra poco arriviamo. La nota negativa del Pescara sono i 0 gol di Antonucci e Maras. Con una magata, le magate di Maurizio Daguì, siamo riusciti a trovare con Google Maps, poi via Gramsci, eccola qua, Giulianova, da dove ci salutano, che è una via è molto grande, che dal Belvedere scende fino al, praticamente al bivio, per chi insomma conosce un po' Giulianova, che arriva fino al bivio prima del scendere verso all'ingresso di Giulianova. Eccola qua, via Gramsci, visto che ci hanno salutato ed è molto molto grande, allora vi risalutiamo tutti quanti. Va bene, scendiamo in Serie C. Teramo 0, Gianerminio 1, sconfitta dolorosissima per la formazione di Agenore Maurizi. Il servizio fermato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. Le tre vittorie consecutive mi hanno messo nel cassetto dei ricordi. Il Teramo è tornato infatti brutto natroccolo dopo la terza sconfitta nelle ultime 4 gare per mano della Gianerminio. Maurizi cambia 6 uomini rispetto alla sconfitta di Verona. Torna Lewandowski tra i pali, c'è Vitale alla prima da titolare a sostituire Caidi, con Ranieri che si riprende le chiavi del centrocampo e Mastrilli a sinistra. Spighi invece deve dare forfè dopo la rifinitura del sabato e dal suo posto c'è Persia, con Zecca in avanti a far coppia con Barbuto. La Giana dal canto suo vede Chiarello e Lunetta supportare Perna in avanti. Si potrebbe andare al vicino centro commerciale nel corso del primo tempo e nulla verrebbe perso. La Giana parte meglio, ma di occasioni neanche l'ombra, mentre il Teramo tenta spesso la palla lunga verso Zecca, improduttiva. Barbuti al quarto d'ora litiga col pallone nei pressi del primo palo, su quella che sarà l'unica opportunità della prima frazione, che finisce però sul fondo. A fine primo tempo lo stesso Barbuti viene toccato duro alla caviglia, ma stringe i denti e prosegue. Dopo 2 minuti dall'inizio della ripresa è proprio l'attaccante ex lumezzane a tentare il colpo dello scorpione, trovando però Sanchez. La prima vera opportunità per il Teramo passa tra i piedi di De Grazia al settimo. Il centrocampista si libera bene, ma trova la deviazione di un avversario e poi quella di Sanchez con palla che finisce in angolo. La beffa si consuma poco dopo. Dagli sviluppi di un corner, Chiarello mette la sfera sul primo palo, Perna è più rapido di tutti ed insacca il vantaggio della Giana. Lo stesso Perna poco dopo ha l'occasione per raddoppiare, ma Piacentini lo ferma poco prima di calciare. Nel Teramo che fa fatica a reagire, Ventola però, entrato da poco, a seminare il panico sulla destra, con palla che arriva di nuovo a De Grazia, ma sul piede sbagliato, sprecando così una buona chance. L'ultima opportunità per il Teramo è in un colpo di testa tentato da Bacio Terracino, con Dallabona che ferma tutto quasi sulla linea di porta. Nel recupero Perna ha un'altra opportunità per il bis, ma se la divora mandando alto. Una sconfitta che avvicina il Teramo verso il basso, chiamato sabato alla reazione sia dal punto di vista del risultato sia dal punto di vista della prestazione. La squadra inoltre a fine partita viene chiamata al rapporto dalla curva ed esce dal campo tra i fischi del Bonolis. Ed eccola qua la nostra Ania Cantagalli, ciao Ania! Buonasera, ciao! Reduce, oltre che dal Bonolis, dalla sala montaggio, dove hai appena finito di montare il servizio. Allora, dici, che gara è stata? Perché abbiamo visto qualche occasione per il Teramo, effettivamente c'è stata, anche quel colpo dello scorpione di Barbuti che sì, sinceramente sì, ci ha rubato gli occhi, e poi questo schema da calcio d'angolo che mette nei guai adesso il Teramo però, Sì, è stato secondo me molto bravo Perna, perché non era facile anticipare così tutti sul primo palo, trovare questo gol col sinistro, insomma poi sul palo più lontano, davvero il gol della domenica quasi per certi versi. Però dall'altra parte c'è una squadra che nel primo tempo ha fatto estrema difficoltà a far qualcosa, che ha pagato forse in maniera evidente oggi. Forse è stato, non lo so perché, maggiormente notato appunto nella gara odierna un gap fisico evidente contro una squadra Gianerminio, non parliamo né della Feralpi Salò né del Pordenone né di qualsiasi altra squadra che magari possono avere ambizioni di alta classifica, la Gianerminio non ne ha, ma ha comunque una struttura fisica maggiore soprattutto a centrocampo da parte rispetto al Teramo, aspetto che sottolineiamo da tempo. A fronte di questa maggiore fisicità mi insegnano quelli che sanno che si dovrebbe girare palla più rapidità, palla a terra, cercare di trovare fraseggi vari, cosa che però non si riesce a fare. Il Teramo non è riuscito a farlo né con Zichella né lo sta facendo adesso con Maurizi. Poi la sterilità degli attaccanti, diciamo che la ciliegina su questa torta, che è abbastanza già
completa di per sé. Nella ripresa il Teramo è andato un pochino meglio nelle intenzioni, almeno inizialmente, poi c'è stata quella beffa, per così dire, perché comunque poi gli episodi in una partita ci possono stare, anche ovviamente negativi, e ad una beffa però non è riuscito davvero il Teramo a reagire, perché una reazione vera e propria non c'è stata. Prima c'è stata quell'occasione con De Grazia, poi ne ha avuto un'altra De Grazia, ha avuto la sua occasione Bacio Terracino, che non è un vatusso, ma è riuscito a colpire un pallone dagli sviluppi di un calcio d'angolo, con Dalla Bona che ha fermato il pallone. Insomma, azioni sì per pareggiare ce ne sono anche state. Magari il Teramo non avrebbe meritato la sconfitta, ma non avrebbe neanche meritato la vittoria, per quello che si è visto. È chiaro? Sì. Vai. Ci andiamo ad ascoltare Agenore Maurizi, perché dice delle cose, ha detto al microfono delle cose interessanti, soprattutto sul centrocampo. Ce lo ascoltiamo. Agenore Maurizi. Intanto ci vuole massimo rispetto per i tifosi, e quindi la mia analisi però è tecnica. L'essenza del calcio sono i presidenti, i tifosi e i calciatori, quindi massimo rispetto per queste figure, però io credo che noi abbiamo fatto non una gara così brutta, e dobbiamo riflettere, perché facciamo gare anche buone e non viene il risultato, che poi è quello che conta nel mondo del calcio. Quindi i dati di fatto dicono che abbiamo perso una partita su un calcio d'angolo, quando magari avevamo il pallino del gioco in mano e sembrava che si eravamo un po' allungati. Le squadre sono state molto corte il primo tempo e si è giocato poco, perché comunque anche per bravura di tutte e due le squadre a togliere le fonti del gioco agli avversari. E questa è un'analisi tecnica, poi i risultati dicono un'altra cosa. Sì, ci serve fisicità, ma è talmente chiaro che non credo di essere così fuori da quello che è la logica, e dove ci serve fisicità, e quindi di conseguenza le scelte iniziali sono state fatte per la fisicità, e come avete visto gli avversari non ci hanno permesso di giocare, perché comunque poi in questa categoria, ma non solo in questo girone, in tutta la categoria serve fisicità. E serve vincere le seconde palle, serve vincere i duelli individuali, serve questo, e noi stiamo lavorando molto bene per cercare di arrivare a questo, e oggi credo che questo sia stato l'aspetto più importante. Poi per quanto riguarda le scelte tecniche è facile dire questo e quell'altro, ma poi è più difficile vedere quello che è il campo, e io credo che Persia sia stato uno dei migliori in campo, e quindi già questo dice comunque che caratteristiche, è una caratteristica importante, perché Persia ha fisicità, ha dinamismo, ha fisicità, e quindi noi non ci possiamo permettere di giocare con dei giocatori poco fisici. Ma perché è uscito? Perché aveva speso tanto. Chi è fisico, poi sono usciti anche i giocatori dall'altra parte. È uscito un quarto d'ora perché comunque magari in quel momento loro erano più stanchi e si poteva puntare più sul palleggio e sulla qualità di giocatori importanti. Infatti Proietti ha dato una palla gol, come è stata data comunque da Persia, 2-3 palle gol non sfruttate, però sono state date. Quindi voglio dire, poi è normale trovare delle cose, quando si perde fa male a tutti, e trovare degli spunti, però è proprio in questi momenti degli spunti è più facile, perché ci mancherebbe altro. Io non dico che quello che stiamo facendo, che stiamo cercando di proporre in maniera molto professionale sia la strada giusta o la verità, ma credo che sia per questa squadra e per questa società sia importante essere strutturati così. Sono molto fiducioso, nonostante oggi possano sembrare parole fuori luogo, magari, non so, però io sono abbastanza fiducioso e credo che la compattezza di tutti ci possa far raggiungere un traguardo importante. Ma questo purtroppo è solo una mia opinione, non è un dato di fatto, bisogna raggiungerlo per essere un dato di fatto. Io credo che abbiamo ottimi giocatori, ma nel calcio ci vuole più fisicità. Queste le parole di Agenore Maurizi, che tra poco commentiamo con Aia. Intanto, per chi ci scriveva, ma se è il Perna de ex L'Aquila, no, questo di oggi è Fabio Perna. Fabio Perna.
L'Aquila e Raffaele Perna. Raffaele Perna, che adesso è al Freienbach. Ah, figuriamoci. Quindi pensate molto voi. Distante. Dichiarazioni interessanti, Ania, poi anche Aldo. Cioè, nel calcio ci vuole un po' più di fisicità. Ora, probabilmente questo è stato sempre un po' il tallone d'Achille di questa squadra. In mezzo mancano centimetri, manca peso, manca un po' di tutto. Forse beh, l'unica cosa che c'è è un po' di corsa e un po' di qualità. Mi viene in mente Graziano, che quando l'anno scorso è stato inserito con Costanza, effettivamente più fisicità al centrocampo del Teramo l'ha data e ha dato, almeno nella passata stagione, una grossa mano in un terminato nel momento cruciale del campionato, anche se poi ovviamente parliamo di un giocatore che con i piedi faceva abbastanza fatica in fase di impostazione. Però era una lacuna, quella della fisicità, che avevamo già individuato nella fase di composizione della squadra. Ovviamente noi nella nostra ignoranza avevamo ipotizzato che potesse essere effettivamente una sorta di handicap, perché ormai è il calcio moderno a livello professionistico che insegna che una squadra deve essere il più possibile fisica, ovviamente, sì, soprattutto anche, se deve salvarsi anche, soprattutto se deve salvarsi, e ovviamente avere anche dei piedi buoni in determinati ruoli del campo. Il Teramo da un paio di stagioni manca un po' troppo di fisicità in alcuni ruoli cardine. È vero che oggi Persi è stato, se non tra i migliori, il migliore, se non il migliore tra i migliori, perché comunque, a parte il dinamismo, è stato lui più di Ranieri a percorrere la via di quello che è stato l'unico schema effettivamente messo in campo, ovvero palla lunga verso Zecca. E per tre volte Persi effettivamente aveva indovinato il movimento e i tempi di inserimento di Zecca, poi non ci sono state, però non c'è stata fortuna da parte dell'attaccante nel trovare soluzioni degne di nota. Manca qualcosa, e secondo me Maurizio ha cominciato a mettere i puntini sulle i guardando al prossimo futuro, soprattutto in ottica mercato, ovviamente. Certo. Sta, secondo me, tracciando la linea di cosa dovrebbe fare la società nel prossimo gennaio per cercare di migliorare la squadra. Sta sottolineando il materiale che manca, anche a parziale scusante delle ultime quattro gare nelle quali sono arrivate, è arrivato un solo pareggio, e sta mettendo un po' i puntini sulle i, perché evidentemente il Teramo è in difficoltà rispetto, certo, alle prime tre gare in cui è arrivato. C'è stata la scossa del nuovo allenatore, soprattutto psicologica, una serie di episodi favorevoli che hanno sì prodotto 9 punti in 3 partite per il Teramo. E adesso, sabato prossimo con il Renate, servirà una sterzata, perché, certo, non sarà facile. Anche il fatto di essere stati chiamati sotto alla curva, Vitale anche a fine partita ha raccontato che i tifosi hanno chiesto un maggiore impegno, ovviamente, perché non è tanto la sconfitta odierna, o meglio, è anche la sconfitta odierna, ma è soprattutto la prestazione. Quella del primo tempo e quella dopo il gol, perché alla fine di reazione vera e propria, veemente, dopo aver subito il gol del vantaggio della Giana, non c'è stato. Io, quando non sai insegnare calcio, questo messaggio indirizzato ad Agenore Maurizi, ti appelli alla fisicità. Allora, va fatta una distinzione: che non abbia fisicità questa squadra è abbastanza evidente. Che ci sia stato uno shock nel momento in cui c'è stato il cambio di panchina, che poi però dopo 3 partite si è andato spegnendosi, è un altro dato di fatto. Poi, Ania, ti chiedo rapidamente il giudizio su 2 singoli in particolare, però ad Aldo volevo chiedere proprio sulla questione cambio di panchina. Arrivano 3 vittorie, anzi 4 compresa la Coppa Italia, poi arrivano 4 partite e un solo punto. Infatti, quando è arrivato Maurizi, che io onestamente non conoscevo, ho detto finalmente il Teramo si è un po' allineato come risultati. Poi aveva anche un calendario abbastanza facile, perché doveva giocare col Verona ultimo in classifica, aveva 2 partite in casa alla portata, e invece sono rimasto veramente sbalordito, tant'è che io onestamente col Teramo non ci capisco più niente. Io volevo fare una domanda. Io, Ania, seguo il Teramo principalmente sul Messaggero, giornale per cui grazie scrivi. Allora, primo, ti volevo chiedere, ma cosa succede effettivamente? E poi volevo farti una riflessione.
Molto probabilmente o c'è qualcosa che non quadra nell'area Teramo, oppure Campitelli ha fatto il suo tempo. Perché dico questo? Campitelli, fino a che ha vinto, nel senso fino alla famosa partita di Savona, ha avuto un'escalation continua di successi. All'improvviso si è andati contro natura, cioè il Teramo era la più forte, ha vinto il campionato, è successo qualcosa per cui il Teramo è rimasto da quel momento in poi, come una maledizione, non so, il Teramo non solo non ne indovina più una, ma eppure sono venuti Moreo, sono venuti fior di giocatori, allenatori. Ma possibile che a Teramo non va bene nessun allenatore, nessuno? Io non so come spiegare, forse il mio è un modo di ragionare del tutto, però come se quasi una maledizione si fosse abbattuta sta squadra. Io credo che siano tutte queste considerazioni messe insieme. Dopo Savona-Teramo c'è stato indubbiamente uno shock a tutti i livelli, dopo quello ovviamente che è successo dal punto di vista della giustizia sportiva. Si è voluto subito tentare di tornare in Serie B, impiegando e sprecando grandi risorse, probabilmente, anzi evidentemente impiegandole male, perché poi non hanno prodotto gli investimenti, i risultati sperati. Sono stati impiegati grandi risorse e poi il Teramo ha pagato questo impiego di grandi risorse, perché magari si è andati un po' oltre rispetto a quello che si poteva fare. L'ambiente non era pronto ad attendere magari un forte, un Moreo, perché c'era subito voglia di tornare lì dove magari il Teramo insomma era rimasto psicologicamente, ovvero la Serie B, alla conquista della Serie B. Quindi gli investimenti sbagliati, troppe risorse investite rispetto a quelle che erano le possibilità, la fretta, la mancanza anche di persone, mi permetto di dirlo, propriamente della professionistiche, nel senso ci volevano dirigenti, direttori di Serie C che magari avrebbero potuto gestire certe situazioni in maniera migliore, anche con pazienza, con più esperienza e quant'altro. Tutte queste considerazioni vanno messe in un calderone, mescolare e poi mettere in forno, anche perché la situazione di adesso, almeno secondo quello che è il mio punto di vista. Anche perché Campitelli ha chiamato anche dei professionisti. Giorgio Repetto è uno che il suo lavoro lo sa fare. Sì, assolutamente. E poi è andato via. Capaldi, però è stato mandato via. Emilio, lo conosco. Asta l'anno scorso stava facendo bene, è stato mandato via quando comunque era in linea con l'obiettivo stagionale, questo per fare due nomi. Quindi si mettono insieme la fretta, la mancanza di voglia di aspettare dei risultati maggiori. Si parla tanto di progetto, di programmazione, però effettivamente poi la pazienza nell'aspettare quel progetto, nel percorrere la strada che possa portare davvero a un progetto vincente non si ha, ma non si ha a tutti i livelli del calcio, certo. Perché molto spesso si esonerano gli allenatori perché si vuole subito arrivare a dei risultati migliori, e invece bisogna avere la pazienza di aspettare se i risultati possono arrivare davvero magari dopo un po' di tempo, oppure effettivamente dopo un po' di tempo le strade si possono anche dividere, certo. Però la fretta spesso è cattiva consigliera. Intanto è già iniziata Vastese Giulianova dalla settimana prossima, perché noi abbiamo amici giuliesi, poi questa liaison tra Lolli e la signorina di Vasto, che ovviamente adesso chiaramente saranno divisi la settimana prossima dal tifo, perché c'è Vastese Giulianova. A Teramo si criticano tutti, ma DS Federico è carne o pesce? Non so che cosa intende con la domanda, se carne o pesce. Comunque, Aia, per chiudere, un paio di flash, un paio di considerazioni su due singoli. Spighi, risentimento muscolare nel riscaldamento? Giusto, come sta? Nel riscaldamento no, perché lui è entrato quando sono arrivata io e arrivo già con largo anticipo, già non c'era, quindi da come ho capito era nella rifinitura, però forse hanno comunicato male. Sarà da valutare alla ripresa ovviamente, perché non sappiamo di più. Ranieri ha preso un colpo al gomito sinistro, sarà da valutare anche lui. Barbuti poi ha proseguito nonostante l'infortunio, la forte botta alla caviglia destra, quindi non dovrebbe avere problemi. Domanda, come ha giocato Vitale? Vitale ha fatto il suo per buona parte della gara, poi secondo me nella parte finale, gli ultimi 20 minuti, ha
cominciato a accusare un po' di stanchezza, ha avuto 2-3 sbavature, ma nel complesso una gara sufficiente. Grazie Ania, grazie per essere stata con noi. Ovviamente, finalmente 2 vittorie di fila, non fermiamoci più, forza Vastese. E allora, chiusa la parentesi anche di Serie C, andiamo nella pagina amplissima di un'ora di Serie D. Partiamo proprio dal derby Notaresco-Vastese, 2-3, il servizio. Un tempo, il primo, mezz'ora di nulla e 15 minuti, davvero da record, 5 reti e il derby, l'unico abruzzese della 14esima, prende la strada di Vasto. Finisce 2-3 la sfida del Savini e l'11 biancorosso, seppur ancora convalescente, può dirsi finalmente sulla via della guarigione. Moduli speculari per Cudini e Montani, con l'allenatore aragonese senza Napolano, D'Alessandro e Molinari, mentre il tecnico rosso-blu ritrova Minella dopo il turno di stop per squalifica. Sfida nella sfida tra i bomber, perché il sudamericano ha 8 centri, così come dalla parte opposta Leonetti, anche se a guidare il tridente e Scima. Primi minuti a forti tinte rossoblu, la squadra di casa prova a fare la partita, ma almeno nei 20 iniziali nessuna emozione di rilievo. A metà tempo un traversone di Salvatore innesca Minella, che prova il gol da leggenda ma senza trovare lo specchio della porta. Il notaresco preme prevalentemente dalla parte destra. Al 25esimo Liguori libera in diagonale, fuori non di molto di Candellori, ma come un fulmine a ciel sereno alla mezz'ora il gol della Vastese. Tiro sporco di Stivaletta è calamitato in area di rigore da Leonetti, che secondo l'assistente è in posizione irregolare quando gira sul palo più lontano la conclusione sporca del compagno di squadra. Ma quello del bomber aragonese è un colpo mortifero, perché al 32esimo Sciva mette al centro la sinistra, Giampaolo mette giù e scarica verso Monti la biglia dello 0-2, sorprendente specie nei tempi, in 120 secondi la Vastese mette la partita in discesa. Il notaresco però ha una pellaccia, gli bastano 4 minuti per rientrare nel match. Liguori pennella da destra, Moretti di testa, Selva respinge come può e a Minella capita il più facile dei tapin, nono gol anche per il bomber rossoblu. Reazione furiosa della squadra di casa, che crea qualche occasione, solo potenziale per trovare subito il 2-2. Ma è incredibile quello che accade nel finale di tempo. Al 45esimo il notaresco pareggia, conclusione di Candellori respinta da Selva, ma Minella è un falco e deposita in fondo al sacco il pallone del 2-2. Gioia che dura però nulla, perché la Vastese rimette il pallone al centro e Giampaolo trova il corridoio per Fiore. Lob al bacio, Monti battuto e nuovo vantaggio aragonese. La pressione di casa continua anche nella ripresa. Al 50esimo Dalmazzi mette al centro un pallone sul quale Del Duca rischia di mettere in ambascio il proprio portiere e sul corner susseguente lo stesso Dalmazzi di testa impegna Selva in una gran parata. Risposta ospite al 60esimo con la staffilata di Stivaletta, che Monti disinnesca. La spinta di casa cala un po' alla distanza. Al 67esimo Leonetti è lanciato in campo aperto, ma il recupero alla disperata di Mozzoni ha del clamoroso. Minella prova a portarsi a casa il pallone della partita con la punizione defilata che Selva ribatte con efficacia. L'11 di Montani però a 20 dal termine avrebbe ancora la biglia per chiudere il match, ma Dalmazzi ostacola Giampaolo quel tanto che basta per fargli perdere l'abbrivio giusto per la battuta. Proteste veementi al minuto 82 in casa notaresco. Bontari mette al centro un pallone insidioso che Selva smanaccia su Dalmazzi, contrastato così in area di rigore. Altre proteste un minuto dopo per Cravotta di Città di Castello, Salvatore in offside quando stacca di testa servendo la battuta di Minella. Cudini, dopo Marcelli, inserisce anche Petrarulo per Liguori e il finale diventa un assalto. Proprio Petrarulo ci prova dalla distanza al 90esimo, ma senza impensierire troppo Selva. Finisce 2-3 e i punti li prende la Vastese, gli applausi il notaresco. Squadra giovane, fresca, con un gioco moderno e all'avanguardia. Magari per il primo posto non ci saranno più possibilità, ma il futuro è tutto della banda Cudini. Dall'altra parte la gestione montana è un piccolo capolavoro, solidità e concretezza sono le armi, come afferma anche il DG Masciangelo, per l'unico vero obiettivo della stagione, la salvezza. Non parlerei di classifica, non parlerei di questo, parlerei soltanto di un lavoro iniziato quando è arrivato Fabio Montani, un lavoro quotidiano. Questi sono i frutti del lavoro, perché ci crediamo e giorno dopo giorno cerchiamo di migliorarci. Poi le difficoltà c'erano all'inizio, c'è stato un esonero di un allenatore, è andato via anche il direttore sportivo, quindi vuol dire che quei problemi c'erano. La squadra è rimasta la stessa, avevamo anche delle squalifiche. Questa squadra, ripeto, il gruppo insieme all'allenatore, insieme alla società, tutti insieme ci siamo compattati, perché Vasto è una grande città, una grande piazza. Non abbiamo pianto addosso e abbiamo pensato giorno dopo giorno a lavorare e dobbiamo raccogliere solo i frutti. La strada è lunga, un lungo cammino, non ci fa paura a niente, ma ripeto, non ci poniamo obiettivi, che l'unico obiettivo è quello della salvezza. Cori per Leonetti da parte dei tifosi della Vastese, che chiedono al bomber di restare, ma resta.
Ma Leonetti è un giocatore della Vastese, io col ragazzo ho avuto un confronto, è chiaro che le richieste ci sono perché è un giocatore valido, sicuramente di categoria superiore, e penso che anche per il bene del ragazzo andare in una categoria, la stessa categoria, non ha una svolta nella sua carriera, quindi Leonetti è un giocatore della Vastese, chiaramente noi ascoltiamo tutti per professionalità, oggi ha dimostrato in campo quanto tiene a Vasto e quanto tiene alla maglia. Da qua in avanti, tra poco si apre il mercato, vedremo a dicembre, gennaio una Vastese molto diversa da quella che è scesa in campo oggi o dall'organico che ha oggi? Ma innanzitutto, visto che mi hai fatto questa domanda, abbiamo già avuto dei colloqui in settimana, la società darà risposta anche per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, se completarlo o no, perché in questo mese, andando via Ruffini, sono stato io vicino alla squadra, all'allenatore, e abbiamo avuto già dei colloqui con alcuni direttori e in settimana, martedì, mercoledì, la società deciderà se affidare il compito a un nuovo direttore sportivo e quindi si occuperà del mercato. Mister Cudini, complimenti perché anche nella sconfitta è stata un'ottima prestazione della sua squadra, probabilmente il punto di svolta è stato quel 2-3 subito dopo la rimonta? Beh, è stato sicuramente sì, un episodio che ha spartito un po' le acque, tra virgolette. Sinceramente il 2-0 pronti via non ci aspettavamo e sicuramente non era neanche meritato per quello che avevamo fatto noi e quello che aveva fatto la Vastese. Siamo stati bravi poi a rimettere 2-2 al 45esimo e in quella frangente sinceramente non una squadra come la nostra soprattutto non può prendere un gol. Quello ha fatto sì che poi in secondo tempo sia venuta fuori tutt'altra partita dove la Vastese ha cercato di portare a casa il massimo risultato, noi abbiamo fatto o cercato di fare di tutto per poterla pareggiare o addirittura vincerla, perché il nostro obiettivo è sempre quello di fare il massimo ogni partita, quindi abbiamo trovato di fronte una squadra che si è saputa difendere, che ha ottime qualità davanti e in qualche ripartenza potevano sinceramente farci male, però siamo stati anche abbastanza bravi in quello nonostante eravamo riversati in avanti e poter pareggiare. Cosa porta a casa un allenatore dopo un risultato chiaramente negativo? Ma sicuramente non punti, però quello che ho detto ai ragazzi, portiamo a casa convinzione, ancora una volta, convinzione, voglia di saper lottare anche, di saper reagire in certe situazioni, portiamo a casa anche l'esperienza di non dover commettere sicuramente errori in certe situazioni di partita che non possiamo commetterci, ecco, soprattutto con certi tipi di giocatori, questo sicuramente sì. Partita molto molto bella questo pomeriggio al Savini Notaresco. Aldo, rivedendo un po' le immagini, che idea ti sei fatto? L'idea che molto probabilmente il Notaresco non meritasse di perdere. Penso che forse alla fine un pareggio avrebbe meglio rispecchiato l'andamento della partita. Ma il calcio è questo, io ho visto il Notaresco a Francavilla e sono rimasto. Ha giocato benissimo il primo tempo, forse se cercando il pelo nell'uovo non hanno tirato molto in porta, un grande possesso palla, sì. grandi azioni, però poco tiro in porta. Tant'è che dissi a Dario, al presidente della provincia, dico: ma questi quando tirano in porta? Mi fece una buona impressione. Però da un lato devo dire sono contento che questi punti siano andati a una squadra che io avevo all'inizio pensavo che dovesse fare un gran campionato, che era la Provasto, e devo dire che a questo punto sta venendo fuori anche il buon lavoro che sta facendo Fabio Montani, perché sì. Non si vince a Notaresco 3-2 se non si hanno delle qualità, quindi devo dire che unendo la presenza di Fabio Montani alle qualità del Vasto non mi meraviglierebbe se in futuro la Provasto andasse sempre meglio. Certo. Peraltro avete sentito il direttore generale della Vastese Andrea Masciangelo, che ha detto l'unico obiettivo rimane la salvezza. In settimana tra martedì e mercoledì potrebbe esserci la decisione sul nuovo direttore sportivo della Vastese, da quando è andato via Nando Ruffini, dunque potrebbe arrivare una nuova figura che è quella che farà il mercato, caro Andrea, da dicembre in poi. Però ti faccio sentire, Andrea, prima di andare all'angolo Moviola, perché sono due casi su cui protesta il Notaresco, ti faccio sentire, alzando un po' il volume, all'ingresso in campo, al secondo tempo delle due squadre, i cori dei tifosi della Vastese verso Leonetti. Ascoltiamo.
Ok, ne ha parlato anche Andrea Masciangelo nell'intervista, facendo capire, è chiaro che se arriva, le offerte ci sono, intanto Aldo ti salutano da Avezzano, le offerte ci sono, amici dappertutto, e se deve fare il salto tra i professionisti, la Vastese, almeno quello che si evince dall'intervista, lo farà partire, chiaramente se l'offerta è di serie D, no. Beh, sì, però mettiamo caso, ora è vero che il Cesena è in grande ritardo, se dovesse arrivare una chiamata dal Cesena, il Cesena non è soltanto la D ora, il Cesena o quest'anno o l'anno prossimo torna in Serie C e cercherà la scalata, quindi dipende anche da che tipo di progetto, se arriva un'altra richiesta da un'altra squadra di Serie D, una qualsiasi, posso capire, se ti dovesse chiamare il Cesena, io penso che qualsiasi giocatore una proposta del genere la dovrebbe prendere in considerazione, perché ripeto, il Cesena o quest'anno o l'anno prossimo sarà destinato a salire, quindi è un ragionamento che fila, ma fino a un certo punto è chiaro che la Vastese ha uno degli attaccanti migliori della categoria, non ha iniziato bene la Vastese di squadra, Leonetti sì, e quindi se cerchi di risalire e ti togli il giocatore cardine per questa risalita, è chiaro che questo è un grosso colpo, quindi io penso che dipende dal tipo di offerta che viene fatta e dalla squadra, è chiaro che se ti chiama una Serie C e Leonetti può andare via, se ti chiama una D e si chiama Cesena, io penso che qualche riflessione il giocatore dovrà farla, se ti chiama un'altra Serie D probabilmente è meglio restare a Vasto. Tu lo faresti partire Aldo uno come Vito Leonetti? Ma dipende, se il ragazzo non ci vuole stare è meglio che darlo via, perché secondo me il giocatore che sta malvolentieri in un posto diventa deleterio anche per la squadra, a meno che non ci sia un disegno della società di levarlo. Questo no, disegno non c'è, però ci sono le ambizioni del giocatore. Sì. E vedremo se innanzitutto bisogna. Ma se il giocatore vuole andare in Serie C è giusto che vada, certo. È giusto che vada. Questo è il mio pensiero. Poi. A proposito, volevo, dato che la settimana scorsa è stato il compleanno di Franco Nardecchia. Sì, sì, sì. Non l'ho sentito, volevo fargli gli auguri. E li facciamo ovviamente tutti noi. Due episodi da Moviola, Andrea. Su cui protesta il Notaresco. Siamo sempre sul 2-3. Siamo nel secondo tempo. Bontà mette la palla al centro, c'è la smanacciata di Selva. Dalmazzi arriva quasi a concludere. Allora, a velocità normale sembra rigore netto. Poi in realtà c'è la scivolata di Del Duca che è pulita sul pallone. Sì. Poi a rivederlo. Solo forse una mano di Giacomo che si appoggia sulla schiena di Dalmazzi, ma non mi sembra una un contatto atomico. È una spintarella galeotta, però direi di no. Direi di no. Secondo te, direi... Aldo? Ma a velocità normale ero convinto che fosse rigore, così alla Moviola, però il fatto è che l'arbitro deve decidere in un momento. Per me il rigore, visto così, non c'è. Però... Diciamo che la spinta del terzino è una spinta da mestierante, il terzino è giovane, adesso mi sfugge il nome. Sì, però... Di Giacomo. Però in realtà spinta, è una spinta da mestierante, perché a mio avviso un po' incide sulla caduta di Dalmazzi, però non è una cosa così plateale, la cosa plateale lì è il presunto contrasto tra il difensore della Vastese a terra, Del Duca. E Dalmazzi, che però in realtà è una scivolata sul pallone, mentre Dalmazzi poi perde l'appoggio lui di suo, probabilmente con quella spintarella che un po' lo aiuta a fargli perdere l'equilibrio. È la spinta, se solo quello c'è. Comunque, altro episodio da Moviola, il gol annullato, di fatto non si può parlare di gol annullato a Minella perché il gioco viene interrotto molto prima. C'è questo cross di Mozzoni, allora adesso è un problema perché noi abbiamo tirato la linea. Però adesso non si vede perché dalle immagini viene un po' tagliato. Dalla parte opposta vedete c'è Salvatori che rimette al centro e Minella mette il pallone in rete. Adesso è un bel problema perché noi Salvatori, come vedete, lo manchiamo di poco. Non è facile stabilire
se Salvatore, che è dietro l'ultimo giocatore visibile, parte o meno in posizione di fuorigioco. Noi ci abbiamo provato, ve la facciamo vedere, chiaramente non è facile, perché con una sola telecamera è chiaro che se manchi il giocatore determinante non puoi stabilire con certezza se è fuori gioco oppure no. Bisogna dire che la chiamata è stata immediata. Quindi il giudice di linea evidentemente ha visto, sì, al momento del colpo di testa, ha visto che quello che ha segnato era il fuori gioco. Va bene. Comunque c'è da dire che a compendio Cutini non ha per nulla reclamato sugli episodi da Moviola. Comunque oggi i tre punti alla Vastese, come ho detto nel servizio, però bisogna comunque fare gli applausi al notaresco, che comunque deve essere una bella partita. Su sì, c'è bellissima. Sono stati 30 minuti, i primi 30 un po' noiosetti, supremazia del notaresco, poi 15 minuti davvero folli con 5 gol e poi un secondo tempo in cui il notaresco, devo dire la verità, nonostante fosse un campo pesante, ci ha provato. La Vastese è stata brava, e questo probabilmente è il vero capolavoro di Montani, aver riportato questa squadra a lottare fino alla fine con i denti. Intanto botta e risposta a Genova, a vantaggio di Quagliarella ha risposto subito il Genova, 1-1 al derby della Lanterna. Come avete sentito, martedì o mercoledì varrà ufficializzato con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo della Vastese, che farà il mercato di dicembre. Ci fermiamo però per la pubblicità, non cambiate canale perché al rientro tantissimo ancora Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, Abruzzo del pallone, abbiamo ancora mezz'ora di tempo, 35 minuti per farvi vedere tutti i servizi. All'amico Aldo da Franco Di Giulio, vicepresidente Real Giulia Nova, come mai non presti attenzione ai confronti Real Giulia Nova? Non abbiamo parlato ancora del però forse vuole che tu li vada. No, io l'unica cosa che posso dire Giulia Nova, poi ne parliamo, sì, è che manca il calcio abruzzese Giulia Nova. Sì. Nel senso che è una squadra che deve stare in C. Certo. Su questo non si discute. Intanto qualcuno da Vasto è, diciamo, ben informato, dai. Moci in solitario danno come DS della Vastese Pino De Filippi, sarebbe un ritorno. È già stato direttore sportivo, sì. Ma io non sono mai d'accordo con quei cavalli di ritorno. Va bene, mi sapete dire, oggi si è giocato Antonelli del Teramo, o è Altobelli del Teramo, o a Antonelli e Giuliano. Forse Altobelli del Termo. Non ha giocato. C'è Antonelli? Non c'è Antonelli. Comunque, mezz'ora di tempo, poco più, qualche minuto in più, per tutti gli amici da casa, Francavilla, Giulianova, Pineto e Avezzano da vedere. Partiamo dal Valle Anzuca di Francavilla al mare. Finita 1-1 Francavilla San Giustese. Il servizio di Stefano Recanati. Finisce senza né vinti né vincitori la sfida playoff tra Francavilla e San Giustese allo stadio Valle Anzuca, con la squadra di casa che si è fatta prevalere nelle fasi critiche dell'incontro. Difesa inedita quella schierata quest'oggi da mister Racchini, viste le tante indisponibilità in difesa, con Bosco che prende posto sull'esterno, con Caffiero e Nazzari a formare la coppia centrale. In porta per la regola dei fuoriquota va Spataro. In avanti forfè dell'ultimo minuto di Cruz e Sanchez. In avanti Palumbo a supportare l'unica punta Banegas. 4-2-3-1 anche per Sinigalliesi, con Camillucci e Scognamiglio sulla mediana, Laringi, Pezzotti e Tizzi dietro l'unica punta Chedira. Arbitra il signor Vergaro di Bari. Presenti in tribuna ospiti illustri come l'ex arbitro Gianluca Paparesta e la giornalista Mediaset Micaela Calcagno. Primi 15 minuti di studio dove accade poco nulla fino al 18esimo, quando si fa vedere per la prima volta il Francavilla con Banegas che non arriva all'appuntamento con il gol su cross di Lorenzo. Al 20esimo è ancora Banegas che calcia fuori il passaggio di Paravati. Premia ancora a metà del primo tempo il Villa che ci prova di nuovo con Banegas, ma il suo tiro a giro è deviato dalla difesa della San Giustese in angolo. Al 30esimo si fa vedere per la prima volta la squadra marchigiana con Chedira, ma il suo tiro dall'interno dell'area di rigore finisce alle stelle. Passano 2 minuti e Tizzi ha l'occasione per portare in vantaggio i suoi, ma il suo tiro viene parato a terra da Spataro. L'occasione buona per il Villa si palesa al 33esimo quando Palumbo riceve da Banegas e dalla sua mattonella preferita fa partire il sinistro con la sfera indirizzata all'angolo basso, dove si stende bene Chiodini a bella sventare la minaccia. Negli ultimi 5 minuti doppia occasione per il Francavilla, la prima al 41esimo con Paravati che colpisce di testa su assist di De Costanzo, ci arriva Chiodini a deviare in angolo. Il numero 1 marchigiano si ripete al 43esimo su Palumbo che calcia dalla distanza, ma il suo tiro è deviato in angolo. Finisce così la prima frazione di gioco.
La ripresa parte con il Villa ancora in avanti, nemmeno un minuto e la squadra giallorossa protesta per un atterramento in area di Paravati. Per Vergara o Di Bari non ci sono gli estremi per il penalty. Al secondo ancora Palumbo da fuori area, ma il suo sinistro finisce al lato. Poi è Camillucci per la San Giustese al quarto a provarci dalla distanza con un tiro al volo e super la risposta di Spataro. Iniziano i primi cambi con mister Sinigalliesi che richiama in panchina la Ringe e Tizi per Perfetti e Argento. Al quarto d'ora passa in vantaggio la San Giustese. Palla persa a centrocampo, ne approfitta che dire che si invola verso la porta avversario con Spataro che lo atterra e per il signor Vergaro non ci sono dubbi a indicare il dischetto. Dagli 11 metri è lo stesso numero 9 a realizzare per il vantaggio della San Giustese. Racchini corre ai ripari ed inserisce Di Gioacchino per Paravati. Al sedicesimo ancora proteste per la squadra di casa per un presunto fallo di mano in area di rigore ospite. Fa proseguire il direttore di gara. Altri cambi per Racchini che butta nella mischia Cicirello e Gallo per De Costanzo e Di Renzo. Intorno alla mezz'ora un'occasione per parte. Ci prova il Villa con Banegas. Il suo tiro è parato da Chiodini. Anche in questa occasione proteste dei giallorossi per un fallo di mano. Poi la San Giustese con Perfetti dal limite dell'area con un gran tiro. Ottima la risposta di Spataro. Al 33esimo il meritato pareggio della truppa di Racchini. Angolo pennellato da Palumbo sul secondo palo dove Cafiero di testa insaccare alle spalle di Chiodini per il meritato pareggio. Da qui in avanti accade ben poco con le due squadre che si sono incontrate a viso aperto per tutti i 90 minuti. Secondo pareggio casalingo in casa per il Francavilla che ha da recriminare per alcune decisioni arbitrali da rivedere. E domenica altra gara difficile a Recanati contro la Recanatese. È stata una partita dove abbiamo espresso quello che sappiamo fare per grandi tratti della partita. Certo mancavano i due attaccanti che si sono fatti male l'ultimo giro d'allenamento e quindi questa non è fortuna. Poi io non parlo degli arbitri di solito, però cominciano ad essere ripetitive. La nostra è una delle squadre più corrette, abbiamo avuto 6 rigori contro. Oggi io che non ne capisco di calcio ne ho visto 2 o 3 a favore e non sono arrivati. Diciamo che c'è stata anche una nota di colore per lei oggi, ha avuto ospite Michela Caccagno e l'arbitro Paparesta. Sono amici e sono grato, abituati a grandi palcoscenici che per amicizia si carino in questo piccolo posto. Ma io guardo sempre bicchiere mezzo pieno perché la mia squadra ha condotto il gioco dal primo al 90esimo, quindi sinceramente non posso guardarlo mezzo vuoto, quindi è una partita che secondo me abbiamo dominato, abbiamo preso il rigore che ci poteva stare, abbiamo pareggiato e poi sono stati negati 2 rigori clamorosi, quindi più che dire che nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti e più che dire che nel secondo tempo poi la partita l'abbiamo fatta noi, e che cosa devo dire alla mia squadra? Avete perso Cruz e Sanchez prima della partita, forse su un campo così allentato e pesante una punta di peso avrebbe fatto molto comodo oggi. Sicuramente abbiamo dovuto cambiare all'ultimo, abbiamo messo Banegas prima punta, ho messo De Costanzo a destra, ma io penso che anche così la mia squadra abbia fatto veramente una gara importante. Poi nel secondo tempo è entrato anche Di Gioacchino, insomma abbiamo cambiato 3-4 giocatori, hanno fatto veramente tutti molto bene. Ovviamente dispiace non portare questi 3 punti a casa perché sinceramente sul campo penso che la mia squadra aveva meritato. L'avversario qui in casa ha concesso credo molto poco da quello che mi ricordo e quindi sapevamo che sarebbe stata difficilissima. Hanno avuto più occasioni, hanno avuto... Rientriamo perché c'è qualche problema sul file, però il grosso lo abbiamo visto. Aldo, dispiace un po' perché probabilmente oggi ha avuto parecchie occasioni il Francavilla e anche qualche rigore che poi rivedremo anche alla Moviola, anche qualche rigore che forse ci... Ma io la partita non l'ho visto, ho visto il filmato, poi ho parlato prima con Recanati che ha fatto il servizio Francavilla, mi ha detto che è stata una buona partita e che il Francavilla ha giocato abbastanza bene. Poi gli ho chiesto come aveva giocato Palumbo, mi ha detto che oggi si dava da fare. Perché ho chiesto di Palumbo? Perché io ho visto il Francavilla a Matelica e allora colgo l'occasione. Quella è stata una partita che il Francavilla avrebbe potuto tranquillamente vincere se ci fosse stato un po' di cattiveria, invece cosa che non c'è stata. Ieri ho visto la Roma, mi è sembrata di vedere il Francavilla di Matelica. Possesso palla,
però gli impegni poco. Allora io, dato che Francavilla c'ha due giocatori che fanno la differenza, che sono Banegas e Palumbo, da loro mi aspetto il massimo dell'impegno. Io a Materi, per esempio, ho visto a Materi che ho visto una grande prestazione di Cafiero, e io dico che Francavilla, avendo un grande presidente e che paga puntualmente, io pretendo, non tanto a tifoso perché io non ci vado poco, ma pretendo che diano il massimo dell'impegno e che onorino sempre la maglia. Certo. Questo ci tenevo a dirlo, anche perché ci sono delle cose strane. Non è possibile che Francavilla perde a Campobasso, pareggia a Castelfidardo, c'è qualcosa che non quadra. Quindi l'impegno deve essere costante, perché penso che Francavilla non abbia niente di meno delle altre squadre. Niente. Assolutamente. Scusa, lo sfogo. No, hai fatto bene. Prima ci dicevano, correzione, Altobelli del Teramo, è vero che lo danno in partenza? Sì, è in partenza, poi vedremo dove si accaserà, per il momento non è dato sapere, però sì, è in partenza, anche perché se manca Caidi e si rivoluziona la difesa per far giocare Vitale spostando Piacentini da una parte, Vitale a sinistra, Speranza in mezzo, vuol dire, quando avresti il sostituto naturale, vuol dire che Altobelli è in partenza o... Ed è meglio che in questo caso noi ce l'auguriamo, perché se non è neanche in partenza è un'assurdità in termini. Comunque, episodio a Moviola, 4 addirittura, dobbiamo correre davvero. Protesta al primo del secondo tempo per il Francavilla per questo atterramento di Paravati in area di rigore. Aldo, secondo te c'è? Secondo me la mano, il difensore la mette come? Si può dare, questo mi ricorda un po' vagamente il rigore che ha dato oggi a Pescara, che poi Mancuso non ha segnato. Perché lo prende? No, si può dare. Non c'è. Ok, secondo te non c'è. Vediamo l'altro episodio, il rigore dato alla San Giustese. Cioè, penso che qui non ci siano dubbi, che Dira è travolto da Spataro, che prende il giallo. Niente da dire. Al sedicesimo, due minuti dopo, quindi con il Francavilla già sotto 1-0, un'altra protesta per un calcio di rigore. Ci dovrebbe essere un fallo di mano, che però noi non vediamo. Non sembra. O meglio, c'è cioè questo giocatore che cade in area, poi non so se il tocco di mano è qui o dopo, però dovrebbe essere, visto questo, che questo mi sembra invece. Questo ti sembra? Sì, a me pare proprio che la traiettoria venga deviata. Ecco, guardate qui, se vediamo un po' più al rallentatore, ma comunque mi passo di vederlo anche dal vivo. Questo proprio qui, ecco, andiamo, ecco, vedi? La palla cambia un po' traiettoria. Ma l'arbitro è libero. E mi sembra che questo dipenda dal braccio largo del giocatore della San Giustese. Ok. Sì, però Andrea, l'arbitro è lì, eh? Vuol dire che sbaglia. Cioè, io non riesco a capire se effettivamente la prende con il braccio, però a giudicare dalla traiettoria ricorda un po' come l'episodio di Marco in Inter Parma, non so se vi ricordate, col braccio largo e la palla che si abbassa un pochino. E lì l'arbitro, come in questo caso, forse in palla guarda, troppo, non riesce a vedere. Il paragone non è proprio pregnante. Lì il tocco, diciamo che era un po' più evidente. Dai. Sì. Ma qui, perché la traiettoria del pallone è leggermente a scendere, c'è il tocco e scende ancora prima. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Questo per lo meno. Però è veramente, veramente lieve. Vabbè. Quindi, comunque, restano i dubbi. Altro calcio di rigore reclamato dal Francavilla, questo qua al 28esimo del secondo tempo, tiro di Banegas. Questo invece mi sembra questo più, sì, fallo di mano. C'ha le braccia larghe. Sì. Questo mi sembra molto più fallo di mano di quello clamoroso, che poi ha attenuato la trattenuta, ha cambiato la trattenuta. Fallo di mano di Scognamiglio. Tira e insomma, a me sembra questo veramente netto, però avete sentito anche le dichiarazioni del presidente Altobelli? Andrà in un'altra squadra biancorossa. C'è qualcuno che è informatissimo. C'è va al Bari? No, un po' più a nord. Cosa stavo dicendo? Vabbè, comunque avete sentito il presidente Candeloro, che insomma ha detto, ne ho visti almeno 3 di episodi netti, poi noi abbiamo cercato di farli rivedere. Alcuni erano più netti di altri, però vedremo. L'ultimo era netto. Poi, se ci ricordiamo anche i rigori di Forlì, soprattutto il secondo,
sì. Subite. Giulianova sempre per ultimo, è vero, noi facciamo audience. No, non è, per, non è che non fate audience, è che non lo mandiamo per ultimo, perché va adesso. Giulianova batte di Isernia 1-0, servizio. Il Real Giulianova concede il bis e dopo il campo basso con lo stesso punteggio batte anche l'Isernia, finisce 1-0 Alfadini con un finale da brividi e Shiba protagonista, è lui che para il rigore a Iaboni e consente ai giallorossi di conquistare 6 punti in 2 giornate di campionato. L'Isernia si presenta al Fadini reduce da 4 sconfitte consecutive con Berretta, De Chiara e De Leonardo squalificati. Nel Giulianova rientra Forò dopo la squalifica, ancora fuori in difesa De Fabritis e Fuschi e Torelli in attacco. Davanti Fabrizi titolare con Di Paolo, Tozzi Borsoi parte invece dalla panchina. Dirige Leone della sezione di Barletta, subito la cronaca al secondo il tiro di Frulla. Dopo una buona azione a destra, palla deviata in corner. Al 20° arriva il vantaggio del Real Giulianova, manovrano a destra Del Grosso e Mangia Casale, il cross trova in area la deviazione di testa di Fabrizi, 1-0, facile facile, e vantaggio Real Giulianova. Prova a reagire subito l'Isernia, minuto 23, combinazione Di Matteo, Romano, Giamba Douglas, il tiro a botta sicura è però centrale e Shiba sventa il pericolo. 35° sfonda ancora a destra la squadra di Stallone, il cross di Mangia Casale, trova Fabrizi che stoppa, si gira e conclude con il destro, palla che sfiora ancora il palo e finisce fuori. 38° si fa vedere l'Isernia, Di Matteo prova dalla distanza, palla però debole e imprecisa che finisce abbondantemente fuori. Al 45° si conclude il primo tempo, cross da destra Di Paolo, sfiora solo di testa, palla ancora sul fondo. Il secondo tempo si apre all'ottavo, pericoloso ancora il Giulianova, il calcio di punizione da sinistra, Frulla tocca per Di Paolo che lascia partire il destro sul primo palo, palla di nuovo sul fondo. 14° appena entrato Romano Tozzi Borsoi intercetta una ribattuta in difesa, destro potentissimo che non trova però lo specchio della porta. 16° si fa vedere di nuovo l'Isernia, Giamba Douglas prova a inserirsi in area, sull'uscita di Shiba però commette fallo e viene anche ammonito. 21° perde palla a centrocampo la formazione giallorossa di casa, va a sinistra allora l'Isernia, Di Matteo entra in area, sinistro ancora sul fondo. 24° ancora a destra il Real Giulianova, questa volta se ne va Di Paolo, palla in aria per Frulla, il tiro è ribattuto, sul proseguimento dell'azione ci prova ancora Tozzi Borsoi, si salva Landi. 33° ancora Tozzi Borsoi, fa tutto da solo, acrobazia in palleggio al limite dell'area, destro potentissimo ma ancora palla sul fondo. 36° potrebbe arrivare il clamoroso pareggio per l'Isernia, Romano messo giù in area di rigore da Ferrante, il calcio di rigore fischiato dal direttore di gara, dal dischetto va Iaboni, Shiba però para e blocca. 49° a un minuto dal termine, ancora Tozzi Borsoi, il calcio di punizione, Landi devia sul palo. Finisce con i giocatori giallorossi sotto la curva, Real Giulianova attesa ora da un mese più che impegnativo a partire dal derby di domenica prossima con la Vastese per l'Isernia, quinta sconfitta consecutiva e necessità estrema di intervenire sul mercato. Mister Silva, arriva questa nuova sconfitta, una partita che insomma comunque potevate anche provare a recuperare nell'azione del rigore. Eh beh certo, noi abbiamo fatto, non posso negare, una buona partita, soprattutto primo tempo, secondo tempo abbiamo anche rischiato, però era logico, abbiamo provato a pareggiare, rigore, occasione clamorosa davanti alla porta, però in un periodo non facciamo gol e dà fastidio perché arriviamo sempre lì a fare buone partite, addirittura con Cesena o altre squadre abbiamo fatto un partitone, però 0 punti dà fastidio. Questa squadra ha bisogno di qualcosa sul mercato, più volte ribadito anche la settimana scorsa. Sì, sì, questo sicuramente, anche col presidente, secondo me stiamo facendo veramente il massimo, quindi qualcosina
non dico di più forte, ma di più funzionale abbiamo bisogno per la squadra. Ecco, la difficoltà a far gol dipende anche, insomma, dalla difficoltà del mercato, o comunque, insomma, c'è anche una certa tensione, no, perché, che le sconfitte. No, perché creiamo oggi non moltissimo, però mi sembra Giulianova, non è facile fare due o tre occasioni così clamorose e non buttarla dentro, è un peccato. No, è questione che creiamo le occasioni e non la buttiamo dentro. Il Sassallone è una partita di sostanza, ma anche una partita di qualità, con Giulianova che poteva anche raddoppiare più volte, poi però è arrivato il brivido finale. Sì, diciamo che quando è una legge del calcio, quando crei occasioni importanti come abbiamo create noi, perché ne abbiamo create tante, anche come dici tu di qualità, con belle azioni, quindi non casuali, con delle situazioni interessanti, quando poi non la metti dentro rischi un errore. A questi livelli purtroppo si fa, tra l'altro l'abbiamo fatto a difesa schierata, e pur se abbiamo un attimo sofferto il finale più per un fatto forse di volontà di raggiungere il risultato, e quindi da parte dei giocatori c'era un po' di preoccupazione, però effettivamente questa squadra ha rischiato una palla il primo tempo e il rigore che il Super Shiba sta continuando a stupirci a tutti, e che ha parato. Però in tutto questo arco di tempo, come credo hai detto tu, ci sono state almeno 7-8 palle gol da parte della mia squadra di qualità, non dimenticando che oggi noi giocavamo con 4 giocatori titolari in meno, come a Campobasso, quindi stiamo affrontando questo momento del campionato con un'emergenza di squadra, con giocatori che giocando anche sempre gli stessi vanno anche in difficoltà fisica, e tra l'altro una cosa è aspettare l'avversario a ripartire, quindi riesce a avere più forze. Oggi invece noi avevamo voglia di chiuderla, quindi andavamo sempre a fare l'azione gol, non chiudendola, poi dopo andavi un pochettino in deficit d'ossigeno. Rispetto a 15 giorni fa sono arrivati 6 punti in 2 partite, ora il Giulianova guarda più in alto o continua a guardarsi alle spalle? Guarda, io continuo a dire che questa squadra in 18 partite, comprese le 4 di Coppa, ha sbagliato una partita e mezza, quindi voglio dire, ai miei ragazzi gli va fatto un applauso viscerale, forte, passionale, perché se lo meritano. Quindi voglio dire, se calcolassimo il campionato dello scorso anno, 17 partite rappresentano la fine di un girone, vuol dire che questa squadra in un girone ha sbagliato una partita e mezza. Quindi complimenti per quello che stanno facendo, i 6 punti non vengono a caso. Tra l'altro, prima che arrivassero questi 6 punti avevamo preso 4 pali, 4 traverse, quindi voglio dire, c'è stato anche un periodo sfortunato, e purtroppo, ripeto, io non ho mai avuto la fortuna di avere tutti i titolari a disposizione e di giocare 2 partite seguite con la stessa formazione. Quando tutto questo arriverà, e Romano Tozzi Borsoi, che oggi è entrato e ha fatto una partita secondo me stupenda, meritava di fare una doppietta, purtroppo quando lui avrà la fortuna di metterla dentro, finalmente potremo secondo me fare il salto di qualità. Complimenti allora alla Giulianova di Nico Stallone, che vince grazie a un gol molto bello di Fabrizi. Ma, caro Aldo, ti faccio rivedere, allora, non è una novità, perché chi ha imparato a conoscerlo in questo anno sa che probabilmente stiamo parlando del portiere più forte del girone, adesso non conosciamo gli altri, ma diciamo che in Serie D se ne trova, forse se ne trovano pochissimi di portieri fuori quota. Ti faccio rivedere la parata di Shiba nel corso del primo tempo, rivediamola. C'è questo scambio tra Iaboni e un compagno di squadra. Iaboni che palla dentro, andiamo, c'è la sponda, cioè questa è una parata super, vero Andrea? Ma parata sensazionale, grande istinto, grande prontezza, grande talento pure, è ormai un portiere Shiba che... è classe, lo ricordiamo, 2000. Sì. Ma poi come ha parlato anche il rigore dopo, eh? È un portiere, c'ha personalità, è bravo. Signori, questo è un portiere sensazionale, non è un solo parato. Tra l'altro il rigore quasi non fa notizia, perché ne ha parati talmente tanti da inizio stagione tra campionato e coppa che quasi non fa notizia, quasi siamo stati più colpiti da questa parata che da quella sul rigore, che peraltro è decisiva, perché eravamo nel finale di partita, se lì Iaboni segna probabilmente il Giulianova non vince la partita. Però a parare i rigori ci ha abituato. Sì, abituato, ma insomma, me la fai rivedere a velocità normale, che quella parata invece è sensazionale, e in effetti se non è il miglior portiere del campionato è uno dei migliori, tenendo conto che è un 2000,
Cosa può ostacolare una sua ulteriore crescita? Il fatto che non è un portiere molto alto, ma a livello di talento, di esplosività, di personalità è davvero super. Se continua così può scalare categorie, ripeto, poi ci sono portieri che hanno fatto grandi cose, abbiamo già parlato di Franco Tancredi che è proprio di Giulianova ed è stato un grande del calcio italiano, non era neanche lui molto alto, chissà che Sciva non possa ripercorrerne le orme. La cosa sensazionale di questa parata, ma ripeto, quello che probabilmente ruba gli occhi è che uno vede lo sviluppo dell'azione, ecco perché l'abbiamo rimostrata a velocità normale, uno vede l'azione, a quel punto dice vabbè, questo è gol. E poi vede la risposta del portiere, la palla che non entra. E... grande parata. Mamma mia. Non c'è niente da dire. Aldo, volevi rispondere al tuo amico Franco Di Giulio adesso, proprio su Giulianova. Volevo dire che a Franco Di Giulio questo. Il Giulianova è una matricola, quindi sta facendo un campionato abbastanza buono. Buono. Però, caro Franco, mi aspetto l'anno, per l'anno prossimo che Giulianova punti a vincere il campionato. Per cui sia te che il Bartolini dovete mettere mano al portafoglio e fare una squadra e, per vincere il campionato. Perché Giulianova ha fatto la storia del calcio abruzzese, ha avuto presidenti come Orsini, ha avuto presidenti come Alessandro Quartiglia, ha avuto allenatori come Giovan Battista Fabbri, grandi giocatori, per anni è stata una delle squadre più forti d'Italia del settore giovanile. Sì. Per cui, e poi devo dire, quando ci sono andato d'avversario a giocare sia col Chieri che con la Rosetana, ti devo dire che avevo i brividi, per cui mi aspetto dall'anno prossimo che sia tu che Bartolini facciate una squadra per ammazzare il campionato, perché Giulianova merita una categoria superiore. Perfetto! Sono stato chiaro? Sì, chiarissimo! Non so quanto possa fare piacere il fatto che hai detto devi mettere mano al portafoglio, però è vero, il ragionamento è assolutamente giusto. Bella vittoria, molto bella del Pineto, 4-1 sul campo del Monte Giorgio, il servizio di Roberta Di Sarri. Non ci poteva essere ritorno migliore per Daniela Maolo al cospetto della squadra con la quale aveva chiuso la carriera da calciatore. Il Pineto cala il poker al cospetto del Monte Giorgio e bissa la vittoria contro il Cesena. Il tecnico biancazzurro, che deve rinunciare a Stefano Amadio e Mazzei, entrambi fermati dal giudice sportivo per una giornata, e a Pedalino e Pietrantonio infortunati, fa esordire Remo Amadio tra i pali, ritrova Sieno in difesa e inserisce Villanova in avanti con Massa e Tomassini. Nelle fila del Monte Giorgio di Massimo Paci spicca a centrocampo la presenza dell'ex Marco Mariani, fino all'anno scorso in forza ai biancazzurri. In avvio i padroni di casa fanno la partita e al decimo passerebbero anche in vantaggio se la deviazione vincente di Sbarbati sulla punizione di Albanesi non venisse giudicata in fuorigioco. Tutto da rifare per i locali, che si fanno ancora pericolosi al ventunesimo, quando sempre Sbarbati chiama all'intervento Amadio. Ma l'occasione più pericolosa è quella che capita alla mezz'ora sui piedi di Vecchione. La conclusione di prima intenzione mette alla prova i riflessi dell'estremo biancazzurro, che ancora una volta si fa trovare pronto. Proprio nel momento migliore del Monte Giorgio il Pineto passa in vantaggio. Incursione in area di Marianeschi, che viene a contatto con Marchionni. Tra le proteste locali il direttore di gara degli Carpini di Isernia decreta la massima punizione. Lo specialista Jacopo Fortunato dal dischetto non sbaglia, spiazzato Di Giorgio e Pineto, che chiude la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa l'inerzia della gara cambia, il Pineto prende coraggio e all'undicesimo raddoppia, ancora con Fortunato che, imbeccato da Sieno tutto solo in area di rigore, fa partire un pallonetto che si insacca sotto il 7 e che vale il nono centro stagionale per il fantasista, che si conferma sempre più uomo gol. Massimo Paci corre ai ripari e cambia il modulo in un più offensivo 3-4-3, ma così facendo il Monte Giorgio lascia inevitabilmente maggiori spazi al contropiede biancazzurro e al sedicesimo, proprio in contropiede, arriva lo 0-3. Tomassini apre per Villanova, che scarta De Lucia e deposita alle spalle di Di Giorgio. Quando la partita sembra ormai in ghiaccio, però, al ventiduesimo il colpo di coda del Monte Giorgio, punizione di Albanesi e colpo di testa di Ferranti, appena entrato a rilevare Marchionni, palo gol e distanze che si accorciano. Il Monte Giorgio non ci sta e prova a recuperare le sorti di una partita ormai compromessa. Al ventisettesimo Osorio lancia Sbarbati, che tenta il pallonetto, ma ancora Amadio
Amadio ci mette una pezza. Nella fase centrale della ripresa il Pineto gestisce il vantaggio e al 41esimo cala il poker. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Orlando si ritrova tu per tu col portiere che respinge la prima conclusione, ma nulla può sulla ribattuta dell'accorrente Massa che mette a segno il 4-1 ospite tra le proteste dei marchigiani che si lamentano per un fuorigioco. In pieno recupero potrebbe arrivare anche la manita da parte dei biancazzurri quando Ferranti intercetta con il braccio la punizione di Marianeschi, ma lo stesso centrocampista dal dischetto spreca spedendo alto. È l'ultima emozione di un match dai due volti, più equilibrato nel primo tempo e meritato dai biancazzurri nella ripresa. Ora la zona playoff è distante appena 2 punti per i ragazzi di Amaulo che domenica prossima dovranno vedersela contro il Castelfidardo. Dopo Vasto ancora una sconfitta invece per i rossoblù marchigiani che si lamentano per il rigore che ha cambiato gli equilibri del match. Mister Amaulo, non ci poteva essere ritorno migliore nella squadra che è stata la sua ultima squadra da calciatore? Sì, è sempre un piacere, ecco, rivedere degli amici, della gente che mi ha dato tanto sia a livello calcistico sia anche a livello umano, quindi mi è stato un piacere per me immenso rivedere tante persone con la quale ho vissuto 5 anni indimenticabili con la mia fine carriera da calciatore e l'inizio di quella da allenatore, quindi devo molto a questa piazza, a questa gente, quindi come detto prima è stato un piacere tornare qui e affrontare il Monte Giorgio. Quindi. Una partita che il Pineto ha giocato alla pari fino al momento in cui l'ha sbloccata con questo calcio di rigore che è arrivato forse nel momento migliore del Monte Giorgio, poi nella ripresa ha meritato il risultato. Sì, mi aspettavo una prestazione importante da parte della nostra squadra dopo la gara contro il Cesena, quindi dovevamo dare continuità alle prestazioni e nonostante oggi ci fosse qualche assenza importante, però sapevo che, come detto sempre, che è un gruppo valido e ho varie alternative in tutti i ruoli e dovevamo fare la partita come avevamo preparato e l'abbiamo interpretata bene, poi gli episodi tipo il calcio di rigore ha indirizzato la gara a nostro favore, poi abbiamo gestito bene nell'arco dei 90 minuti, quindi penso una vittoria meritata. Sì, naturalmente l'episodio del rigore ha un po' condizionato la partita, una partita che tutto sommato stavamo tenendo bene, avevamo avuto un paio di occasioni per fare gol e non siamo riusciti, e poi quell'episodio del rigore che secondo me è molto dubbio, giochiamo a calcio in area, questo tipo di contatto e dei contatti sono all'ordine del giorno, un rigore molto generoso, però detto questo poi la partita è cambiata, sì. Il discorso è quello che un po' ha fatto lei, che noi costantemente giochiamo fuori casa, perché non avendo un campo dove giocare la domenica noi ci troviamo tutte le domeniche a giocare fuori casa, quindi questo aspetto per i ragazzi è un aspetto molto negativo. Noi siamo una neopromossa che si deve salvare e secondo me stiamo facendo il massimo, perché comunque oggi nella formazione titolare c'erano forse due o tre giocatori che l'anno scorso facevano la Serie D, tutti gli altri erano ragazzi che facevano l'eccellenza più ragazzi giovani. Non è una giustificazione, sto dicendo che la nostra squadra che si deve salvare ha le capacità di potersi salvare, il fatto di giocare costantemente fuori casa è una difficoltà maggiore, è una difficoltà ancora che si aggiunge alle difficoltà della stagione e non per questo noi ci demoralizziamo, oggi archiviamo questa partita perché non c'è neanche da analizzarla e andiamo ad allenarci domani per preparare la prossima. Intervista ai due allenatori, Daniele Amaulo e Massimo Paci. Vediamo il rigore e poi Aldo fa il punto sul Pineto, vediamo il rigore contestato dal Monte Giorgio dato al Pineto. Eccolo qua, inserimento di Marianeschi e c'è il fallo del numero 11 del Monte Giorgio. Come la vedi tu, Aldo, questo contatto? Secondo te c'è il rigore? Questo per me è rigore, cioè, la spinta è netta, quindi è inutile, fallo inutile perché però da qui non può andare nessuna parte, però dentro l'area di rigore, il rigore si dà. Andrea? Sì, anche per me è un intervento reiterato nei confronti di Marianeschi ed è anche inutile, lì devi accompagnare il giocatore che si sta avvicinando alla linea di fondo, devi marcare l'eventuale cross, invece è così, è una strattonata ripetuta, tra l'altro poi si intrecciano anche le due gambe e quindi
il rigore ci può stare, assolutamente sì. Il Pineto sembra trasformato, Aldo. Ma io ho visto il Pineto la prima partita a Francavilla e dissi a Silvio Brocco: no, il Pineto in questa partita non è pervenuto. E adesso vedo con piacere che la squadra ha cominciato a girare, perché io ero convintissimo che il Pineto lottasse per il campionato e oggi sono convintissimo, e questo mi fa piacere, perché il Pineto è una grande società guidata da un presidente, che io dico questo, che è un signor presidente e un presidente signore, per cui, dato che ce ne sono pochi come Silvio Brocco, gli auguro tutto il meglio, perché veramente se lo merita. Certo, anche Andrea, l'abbrivio della vittoria con il Cesena è chiaro che ti dà una motivazione che oggi si è rivista in campo. Ma guarda, veramente il Pineto è incredibile da questo punto di vista, perché ogni volta che le cose sembrano andare malissimo, beh, lo scorso anno, ricordiamoci, il Pineto perde in casa contro una squadra praticamente retrocessa, con 3 mesi di anticipo, i Nerostellati. Da quel momento inizia una serie strepitosa che porta la squadra fino al quarto posto. Ora, quest'anno l'inizio non è stato granché positivo, l'allenatore un po' a rischio, situazioni di tensione. Dopo la partita con Notaresco, l'intervista del DG Gianmarino, che era un'intervista piuttosto dura, perlomeno io l'ho letta contro delle scelte fatte dall'allenatore in quella partita, e poi il Pineto risorge, batte il Cesena, oggi vince 4-1 sul campo del Monte Giorgio, o campo neutro che dir si voglia, ma nel complesso lo scivolone di Notaresco è all'interno di una serie comunque molto positiva del Pineto, che si trovava ai margini della zona playout e ora vede, davvero vede, il quinto posto. Quindi ora è bene non addormentarsi. Il Pineto, quando gioca in casa contro squadre sulla carta abbordabili, tipo Pineto Castelfidardo di domenica prossima, tende a steccare. Se però così non sarà, è probabile che il Pineto possa entrare o avvicinarsi ancora di più al quinto posto. Certamente. Volevo allora, dire, inizialmente volevo dire, quanti punti è dal Cesena il Pineto? Vediamo la classifica, così, perché io 7 punti mi pare, o 9. O 7 o 9. Allora, 7. Sono ancora da... Però io dico che ci deve provare, perché il Matelica ormai ci ha abituato che il giro di ritorno magari farà un po' fatica. Si ferma. Dato che il Cesena non si sta... Io ero convintissimo che facesse una passeggiata, invece sta dimostrando di fare fatica. Il Pineto ci deve credere. Certo. C'ha tutto per poterci ci credere. Intanto ci scrive: ma Pomante gioca ancora nel Pineto? Sì, certo, gioca ancora nel Pineto, oggi era in panchina. Un attimo, sì. Ho visto un messaggio, sì, che forse io non conosco. No, ti dicevo, sei poco informato sulle reali potenzialità economiche del Giuliano. Ma appunto perché conosco Franco di Giuliano, io conosco Franco di Giuliano, non so se è in negativo o in positivo. Se è in positivo, Franco di Giuliano è uno che... può, e Bartolini non lo conosco, ma mi dicono che anche lui... Poi fare il presidente non è che uno si mette a fare il presidente, certo. Evidentemente ha... Per cui forza Giulianova, dai! Un saluto a Denis Buranello da Giulianova, va bene. Ultimo servizio della serata, la sconfitta dell'Avezzano contro la Recanatese 1-2. Vediamo. Mistero. Il lupo graffia ma non morde. L'Avezzano affonda nel fango del De Marzi contro una Recanatese cinica e spietata che torna nei colli leopardiani con 3 punti che valgono il quarto posto solitario e il sogno playoff che diventa sempre più realtà. All'Avezzano l'amaro in bocca per una sconfitta immeritata sul piano del gioco e delle occasioni create, oltre che la frustrazione per una stagione maledetta che stenta a decollare. Sul prato del De Marzi, reso pesantissimo dalle piogge delle ultime ore, Giampaolo si affida all'11 tipo con Cerone, Pellecchia e Deramo a supporto di Dos Santos. In mediana conferma per il duo Bianciardi-Conti. Emergenza difesa per la Recanatese con Nodari squalificato e Dodi e Colonna infortunati. Alessandrini arretra Marchetti in terza linea e lancia gamba corta sull'out di destra. In avanti tandem offensivo formato da Sivilla e dal rientrante Pera. I biancoverdi scoppiano di salute e mettono subito alle strette la Recanatese. Un minuto di gioco
Bianco e Cerone in becca Pellecchia che impatta male sulla palla e spreca malamente. 40 secondi dopo, Deramo, tiro deviato e sono brividi per Sprecacè. Sul corner seguente, Sbardella vola in cielo e conclude di poco alto sopra la traversa. Al decimo si vedono i Leopardiani con il diagonale di Sivilla che Fanti blocca facilmente. All'undicesimo l'Avezzano torna in avanti, Pellecchia conclude dal limite, Sprecacè respinge sui piedi di Besana che viene fermato in offside. Due minuti più tardi, altro round nella sfida Pellecchia-Sprecacè che se la cava respingendo la conclusione dell'esterno pugliese. Al ventunesimo panico in area marsicana, Sivilla sponda aerea per Pera che trova il miracoloso intervento di Fanti. La palla danza poi pericolosamente sulla linea di porta prima di essere spazzata via dalla retroguardia di casa. Al 26esimo Cerone prova a far venire giù il De Marsi con una conclusione al volo sulla quale è prodigioso Sprecacè. Sul proseguo dell'azione Pellecchia raccoglie la sfera ma trova solo l'esterno della rete. Un giro di lancette dopo e il 10 di casa prova a beffare gli ospiti con una punizione al veleno che per poco non sorprende l'estremo giallorosso. Al 35esimo arriva il vantaggio a sorpresa della Recanatese. Da calcio d'angolo Marchetti mette in mezzo e trova il tap-in vincente di Manuel Pera. Settimo gol in campionato per la punta giallorossa e numero 85 in Serie D in carriera. L'Avezzano accusa il colpo e al 42esimo capitola di nuovo. Sivilla approfitta di un errore in disimpegno e calcia dalla sinistra. Fanti respinge ma è ancora Sivilla a raccogliere la sfera e a scaricare alle spalle del portiere marsicano. Gol numero 7 per l'ex Rieti e Monterosi e Avezzano ancora al tappeto. Nel finale di tempo i lupi si scuotono. Deramo rigore in movimento ma la palla finisce incredibilmente a lato. La ripresa si apre con l'Avezzano in avanti alla ricerca del gol della scossa che arriva al 13esimo grazie ad un'autentica follia di Sprecacè. Il portiere scherza col fuoco con Dos Santos che gli ruba palla dalle mani e viene atterrato da solo davanti la porta. Rosso diretto per Sprecacè e calcio di rigore per i biancoverdi. Al dischetto Cerone spiazza il neoentrato Piangerelli e fa 9 in campionato. La partita si trasforma in un assedio al fortino leopardiano. 18esimo Pellecchia rasoiata sul primo palo e Piangerelli mette in angolo. 21esimo Deramo da fuori ma Piangerelli blocca in due tempi. Al 25esimo azione personale ancora di Deramo che va al tiro al giro ma l'esito è infelice. Nonostante le terribili condizioni del campo l'Avezzano continua a macinare gioco e va vicinissimo al pareggio al 31esimo. Cerone fa partire un bolido col destro che si stampa sull'incrocio dei pali. Con la rabbia in corpo i biancoverdi insistono. 43esimo Dos Santos tiro in diagonale e Piangerelli risponde alla garella sul primo palo. In pieno recupero ultima chance biancoverde. Pellecchia spuga da dietro ma il suo tiro si spegne a bordo campo. Primo KO per l'Avezzano dopo 6 risultati utili consecutivi. Recanatese da sola al quarto posto. Mister, si può dire una partita dominata per 83 minuti e in quei 7 minuti sono arrivati 2 gol della Recanatese? Sì, 2 gol che poi noi siamo stati ingenui, forse questa è l'unica pecca che posso rimproverare ai ragazzi, però come ho detto prima, commentare questa sconfitta mi rimane veramente difficile perché la squadra già dopo i primi 5 minuti poteva andare in vantaggio minimo con 2 gol. Poi abbiamo fatto 20 tiri in porta, è normale che la palla bisogna buttarla dentro, però questo è un problema che effettivamente ci dobbiamo togliere al più presto perché in una partita di calcio spesso capita che puoi avere una o due occasioni da gol. Noi ne creiamo così tante ed è normale che bisogna essere più concreti, lì è l'unico problema. Ripeto, mi rimane difficile perché pur avendo incontrato una squadra di grande valore, però penso che la partita l'abbiamo dominata per tutto il tempo. Ecco, a questo proposito, è soddisfatto anche del gioco espresso dalla sua squadra nonostante un campo in difficili condizioni che poteva penalizzare la manovra dell'Avezzano? Sì, dal punto di vista del gioco, anche se il campo non era adatto alle nostre caratteristiche, i ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno sempre giocato. Non sono soddisfatto per le tante occasioni create che purtroppo non riusciamo a concretizzare. Lì
bisogna farsi un esame di coscienza, ma questo io capisco che il giocatore entra in campo per fare gol, è normale, però ci vuole un pochino più attenzione, perché una partita giocata, come hai detto tu, per 90 minuti con grande intensità, con grande qualità, devi portare a casa il risultato. Ecco, adesso una trasferta di Isernia, l'Avezzano ha dimostrato che ha tutte le caratteristiche per poter ripartire. A questo punto le chiedo che obiettivo si aspetta da questa stagione che si sta dimostrando più sfortunata di quello che era previsto. Ma sinceramente le ambizioni erano completamente diverse, ci siamo trovati in questa posizione qui, è normale che adesso ci dobbiamo solo e esclusivamente salvare, le partite sono tantissime, la squadra non è assolutamente in crisi. Queste le parole di Federico Giampaolo. Avezzano, diciamo, è un po' un leitmotiv, anche un po' sfortunato, perché no, veramente devo tutte dire le partite che abbiamo visto il refrain è sempre quello, squadra che tutti i servizi ho visto Giulia e dell'Avezzano, devo dire che non ho parole, ci sono delle annate che nascono in una certa maniera. Oggi una partita che normalmente poteva finire 5-6-0 per l'Avezzano, l'ha persa e purtroppo non c'è niente da fare. Io, se posso dare un consiglio a Paris, è questo: che prenda Federico Giampaolo e tutta la squadra e vada a fare una bella gita a San Gabriele, perché credo che solo così, perché veramente è inconcepibile quello che sta succedendo alla Avezzano. È vero, e in effetti, come ci scrivono proprio adesso, intanto un De Marzio impraticabile, ma è colpa del tempo. Ti hanno letto nel pensiero, perché ti hanno scritto dovrebbe segnare effettivamente 5 gol. A parte di Andrea, ma è la difesa quest'anno che non è quella dell'anno scorso, né impenetrabile come l'anno scorso. Abbiamo visto un paio di gol anche oggi, insomma. Tutto e due, c'è un concorso. La difesa sicuramente non è solida e in occasione del secondo gol di oggi ha commesso un errore clamoroso in fase di disimpegno e con quegli attaccanti che la Recanatese paghi. Però quante palle gol, degli errori. Allora si rischia di fare gol bellissimi, è il caso di Pellecchia, gol quasi impossibili e poi si sbagliano i rigori in movimento. Pellecchia, Deramo hanno avuto delle occasioni importanti. E poi la sfortuna c'è la Cerone, che segna anche dei grandi gol, però sta facendo incetta. Davvero devo fare questa statistica, vedere quanti pali ha colpito quest'anno Cerone. Anche oggi un legno colpito per lui, altre occasioni per poco non convertite in gol, oltre al gol segnato sul rigore. E certamente in una stagione così storta tutto concorre, e quindi ora che la squadra gioca molto meglio e ha ritrovato certi sincronismi, continua a prendere gol, ma soprattutto ne sbaglia troppi. E in questo sbagliare tanto, sbaglia Pellecchia, sbaglia Deramo, sbaglia Cerone, prende i pali, e Dos Santos, lui calcia poco, e quindi c'è forse un problema. Dos Santos, o la squadra non lo serve bene, oppure lui è spento, perché tira poco, ed essendo il centravanti di una squadra che crea tanto, il fatto che tiri poco è una stortura. Lo scorso anno 20 gol, quest'anno 2 o 3 se non sbaglio, ma certo non è lo stesso Dos Santos dello scorso anno. Certo. Tanto ci scrivono se rigore rosso non si danno più, no, ormai no. Però Andrea, dicevi, dipende dalla genuinità. Il discorso della genuinità. Cosa vuol dire genuinità? Cioè, se con l'intervento il giocatore, il portiere in questo caso, ha un'effettiva possibilità di prendere il pallone oppure no, se si disinteressa e commette fallo. Ora, questa è una situazione molto in bilico, perché è rigore netto, probabilmente sprecace cerca di giocare il pallone che ingenuamente ha perso, quindi forse potrebbe essere ritenuta eccessiva l'espulsione, perché non è un intervento con Dos Santos che sta calciando in porta e non può prendere, perché il pallone, esempio, il pallone lo può prendere. Spataro a Francavilla è stato ammonito. Sì, ma appunto quella è anche una dinamica che forse anche in precedenza poteva essere punita col giallo soltanto, quella di Spataro, perché se non sbaglio il giocatore andava fuori rispetto al cono che porta verso la porta, il cono d'ombra che va verso la porta. Qui in questo caso c'è un discorso di
Puoi o no giocare palla? È un intervento che ti può portare o no a prendere palla, ma vieni anticipato dall'attaccante? Questa è la valutazione che deve fare l'arbitro. Evidentemente per l'arbitro non c'erano i presupposti per giocare palla e si è disinteressato del pallone. Opinabile. Andrea, scusa una domanda. Rapidissimo, sì. Dobbiamo chiudere, altrimenti mi ammazzano. Dato che sei un profondo conoscitore di questa categoria, sì. Ho letto sul giornale che Deramo va allo Spezia. No. Secondo te è un giocatore da Serie B? A mio avviso è un giocatore che può andare in un club di Serie B, ma deve o proseguire in D o più probabilmente essere prestato in Serie C, perché un doppio salto è troppo. Anche perché bisogna capire dove può giocare, perché lui è arrivato da mezzala all'Avezzano, poi si è trasformato in esterno e quest'anno spesso ha giocato da interno nella mediana 2. Quindi una volta che si cimenterà con i professionisti, dove può giocare? Esterno, mezzala o interno in un centrocampo a 2? Restiamo col punto interrogativo, però è vero quello che hai detto tu, te lo confermo, andrà allo Spezia a gennaio, ma certamente sarà poi girato ad una società di Lega Pro. Va bene, siamo davvero in chiusura. Io giustamente va già la sigla in sovraimpressione, in bassa frequenza, e ha ragione Maurizio. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, e poi giuro che chiudo. Lo ringrazio già. Prossimo turno di Serie D: Campobasso Agnonese, Derby Molisano, Forlino Taresco, Isernia Vezzano, Jesena Materica, Monte Giorgio Cesena, Pineto Castelfidardo, Recanatese Francavilla, Sant'Arcangelo San Giustese, Savignanese San Maurese, e all'Aragona ci sarà Bastese Giulianova. Grazie ad Aldo Fattore, grazie, grazie a te. Aldo, colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale, anche se presto, a tutte le società abruzzesi. Certamente, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a tutta la squadra di TV6, grazie a voi soprattutto, siete in tanti che ci avete seguito anche questa sera. Noi torniamo domenica prossima 19:30 per il formato quello da 1:30 su TV6, l'Abruzzo del Pallone, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.